A ti te impacta, fui Puerto Rico a gozar con la salsa, mi gente caliente que está escuchando la música, a tu mente está llegando, cantando, bailando y vacilando. Cuba y Puerto Rico son locura, esencia pura, que trae sabrosura de la sandunga, tambor, oye mi tambor, baila como yo va a ser el bo. Buonasera, buonasera amici cari tutti quanti, benvenuti ancora una volta al nostro appuntamento, questo è il nono di Cuba e dintorni e anche questa sera come sempre sarete in mia compagnia, io sono Patrizia Fabiani e in compagnia del mio, anzi nostro, carissimo amico e compagno di avventure Mauro Rossi che vado adesso ad introdurre. Mauro, ci sei? Ciao Patrizia, ciao Patrizia. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, vedo che si stanno collegando un sacco di amici, tanti amici del nostro ospite, tanti amici nostri, per un'altra serata, per una domenica diversa, ecco qui da casa mia, da casa tua, da casa mia. Del nostro ospite, è un po' come se fossimo nelle case di tutti quanti in questo momento. Eh sì, è vero, siamo noi a casa loro e loro a casa nostra, quindi li accogliamo tutti e rinnoviamo il benvenuto a tutti quanti, sì. Prosegue questo incontro di Cuba e dintorni, nato da un'idea di Patrizia Fabiani, nella quale collaboro veramente con grandissimo piacere. Fino ad ora abbiamo avuto ospiti che ci hanno rallegrato e soprattutto ci hanno emozionato, perché quello che cerchiamo di fare in questi incontri è proprio di andare a vedere che cosa c'è oltre la professione del personaggio che noi andiamo ad invitare, perché magari quello che si vede è soltanto l'esito finale di un percorso che è molto più lungo, è molto più interessante, molto più coinvolgente e molto spesso somiglia a qualche cosa che abbiamo anche fatto noi o che abbiamo provato noi nell'ambito della nostra vita. Patrizia, non ti sento. Abbiamo qualche problema di connessione, speriamo che si risolva. Va bene, dai. Ci sei, Mauro? Sì, sono pronto. Allora. Ci sono problemi con Facebook, credo. Come dici, Patrizia? Ci siamo? Assolutamente. Ci siamo. Allora, tu mi vedi bene? Voi ci sentite bene? Che non dipende da voi. Una conferma che l'audio e il video giungano bene? Vediamo un po' se arrivano delle informazioni. Allora, dice sei bloccata. Patrizia, muoviti, fai vedere che ti muovi. Ok, c'è qualche piccolo
c'è qualche piccolo problema di connessione, vediamo un po', magari oggi è domenica sera, sono in tanti che si sono collegati. Perfetto, andiamo avanti. Patrizia, sei in linea? Probabilmente sì. Sei connessa? Allora, sì, sì, ci sono, io ci sono, sono a vedere anche gli altri. Arrivi, non arrivi, arrivi a scatti, arrivi. Anche il maestro, eccolo qua, maestro professore Leonardo Martinez Mogna, che salutiamo, la maestra Elisa Bernardini, David, Alessandra, siete in tanti. Allora, cominciamo da qui, cominciamo. Intanto che vediamo se Patrizia riesce. C'è un problema. Patrizia è bloccata. Sblocca di Patrizia. Allora, c'è un problema di connessione con Patrizia. Va bene, allora proviamo a iniziare da qui. Intanto che Patrizia prova a risolvere i problemi di connessione, io faccio un'introduzione al nostro ospite. Buonasera, buonasera a tutti. Ok, Mauro, ti senti bene? Patrizia no. Va bene, allora inizio io e poi vediamo di far entrare anche il nostro ospite. Avete letto l'argomento, no? L'argomento, il titolo di questa puntata è La mia musica, dalla consolle alla pista, perché parleremo con un grande DJ. Allora, adesso iniziamo il racconto da qui. Iniziamo il racconto in questa maniera. Se voi fate un salto su Wikipedia, nella descrizione del termine disc jockey troverete scritto, questa è la definizione che fa Wikipedia, il disc jockey è di solito un professionista dell'intrattenimento, il cui compito è di selezionare, molto spesso in una discoteca o in un club, a seconda dei gusti del pubblico, delle occasioni, ma anche del suo stile personale, brani musicali di vario genere attraverso un impianto di amplificazione del quale l'ambiente stesso è munito e al quale è collegata la console. Attraverso questa console, con la tecnica del mixaggio, è possibile unire in sequenza più tracce provenienti da diversi supporti sonori, come il disco in vinile, o il compact disc, o i file audio, in modo da ottenere un unico flusso musicale che risulti piacevole all'ascoltatore. Allora, questo è ciò che recita Wikipedia, un po' freddamente, ma ciò che noi andremo a sottolineare e ad approfondire questa sera è ben altro, è molto di più, perché questa sera parleremo, come in ogni incontro di Cuba e dintorni, della nascita di una grande passione. Racconteremo una storia di emozioni, di incontri e di casualità che hanno portato un ragazzo romano nato nel 1964 ad essere uno dei principali DJ di riferimento del popolo salsero, in un percorso iniziato un quarto di secolo fa, in un periodo in cui, in assenza di internet, la sola scelta di comprare un disco era non solo fonte di un grande piacere, ma era anche la base stessa della formazione di un proprio gusto musicale, imparando a conoscere i diversi generi, i musicisti e le loro storie che hanno fatto la storia della musica. Allora, io sono riuscita a collegarmi soltanto ora, scusate per la mia assenza, ma non so che cosa sia successo. E allora, quindi continuiamo con una puntata dal titolo La mia musica, dalla console alla pista. È con noi questa sera un amico che ci ha fatto e ci farà ballare sicuramente in pista ancora per tanto tempo, DJ Marco e il Chino. Eccolo qua. Buonasera, buonasera. Ciao Marcolino. Buonasera, buonasera. Ho avuto anche io difficoltà di linea, quindi non sei l'unica, cara Patti. In questo momento sembra che vada tutto quanto. Adesso pare che vada tutto bene. Speriamo bene, dai. Ok. Sei riuscito ad ascoltare l'introduzione, Marco? Ti arrivava? Sì. Grazie. Un saluto a tutti quelli che sono in ascolto, che vedono, sono tanti. Soprattutto approfitto per salutare Osiris Martinez, teclato de pubblico che son sonne, e De Manolito che è in ascolto. Vabbè, tutti quanti, Federico Arca, Giorgia Vargiani, poi dopo li elencaiamo tutti. Adesso andiamo con questa puntata. E prima di iniziare, Mauro, volevo dire una cosa tecnica. Semplicemente, se qualcuno ha creato un video party, e vi ringraziamo per questo, per condividere questa nostra diretta,
chiediamo agli spettatori di entrare però nella diretta della pagina Cuba e dintorni, altrimenti non possiamo interagire con voi, semplicemente questo. Quindi partiamo con la nostra chiacchierata con il nostro amico Marco. Vai Mauro. Marco il Cino. Con Marco ci conosciamo veramente da un quarto di secolo. Prima un po' timidamente, poi in realtà sono 25 anni che ci incontriamo in giro dappertutto, Marco, vero? Vabbè, penso proprio di sì. Tu quanto hai? 25 anni che balli, no? Io che ballo sono quasi 29 anni. Vabbè, io quanti sono? Credo 27 o 28 che sono sì, nel mondo latino, diciamo così. Patrizia, ugualmente, quindi. Sì, più o meno sì. Siamo quasi a 30 anni di condivisione proprio. Io vi posso dire come ho conosciuto Patrizia. Ecco, raccontaci come hai conosciuto Patrizia. Allora, Patrizia, un giorno io lavoravo da papà e padre. Allora, io sto con l'acqua, però saluto lo stesso. Lavoravo da papà e padre e facevo un programma insieme a Enzo Orlandi che si chiamava L'Enzo Orlandi Show, che non era show, ma era proprio show come show. Così. Era un programma demenziale, diciamo, vabbè, come però, me, dai. Però dove si metteva bella musica, già allora. Sì, vabbè, la musica è sempre stata alla base, però intorno c'era questa corona dissacrante, diciamo così. Esatto. Arriva Enzo Orlandi e mi dice, oggi che era di sabato abbiamo tre fan che vengono a vedere il programma. Okay. Ti sembra a te tre fan e noi prendevamo in giro tutto e tutti, e una di queste era Patrizia Fagiani e l'abbiamo portata in radio a Radio Mambo, che era uno sgabuzzino, cioè non c'era la sala come c'è adesso, noi stavamo dentro uno sgabuzzino, capisci, a trasmettere, tutti dentro quello sgabuzzino, sei persone. Mi ricordo che ero insieme sicuramente a Daniela Bramucci e Sandra De Vincentis, sicuramente. Che salutiamo. Poi dopo avremo modo di parlare di questa esperienza dell'Enzo Orlandi Show. Esatto. Ma partiamo da una curiosità, perché Marco lo conosciamo tutti quanti come Marco il Cino, ma quasi nessuno sa Marco come fa di cognome. Marco, recita il tuo cognome. In spelling faccio, no, Mignego, M-I-G-N-E-C-O. Marco Mignego, che abbiamo detto che è un cognome che proviene dalla Sicilia, e soprattutto un cognome di un grande pittore che forse credo che sia scomparso, che era cugino di mio nonno. Tanto tempo fa a Portobello, quando c'era Portobello, che fecero quelle uova dipinte da Gottuso, uno di questi era Mignego. Ah, vedi, artista. Quindi l'arte, diciamo, che fa parte, tanto per l'arte cognome fa parte della famiglia, Marco, tanto per cognome non ti chiamerà mai nessuno, no, nel nostro ambiente. Ma mia madre mi chiamava più Marco quando, esatto. Ti chiamavano il Cino a prescindere. Ecco, ma quando è che nasce il soprannome il Cino? Si è bloccato Marco. Oggi mi sa che Facebook fa purtroppo degli scherzetti. Vediamo se si. Vediamo se riesce a ritornare. Ecco, Marco, sei tornato. Sei tornato. Come nasce il soprannome il Cino? Da bambino ero cinese, in Borgata, quindi è stato facile farlo diventare Cino. Cioè, pensavo a spagnolizzarlo. Ma infatti la prima domanda, diciamo, che parte da qui: dove è cresciuto Marco il Cino, e soprattutto la cosa che ci piacerebbe ascoltare era com'era l'ambiente sociale dove sei cresciuto. Allora, ci avete presente quella canzone che fa Nata ai bordi di periferia? Sì, E io sono nato e cresciuto a fianco a Eros Ramazzotti, lo stesso quartiere. Le stesse cose, quindi periferia piena, è l'Amaro, Cinecittà. Hai capito? Borgate romane di una volta, le sane borgate romane dove c'erano banditi, ladri, però sempre con avevano molto più criterio delle persone che vedo in giro oggi. Certo,
però anche lì c'era già una vicinanza con uno che sarebbe stato un artista poi in futuro, vedi, però come le strade piano piano si incrociano. Forse, probabilmente l'arte mi cerca e io gli scappo, capisci? Non è vero, non è vero, perché comunque sei un artista anche tu, nel tuo mondo lo sei. Sì, nel mio piccolo, sì, nel mio piccolo forse. No, sì. Ma lo io sai che c'è, forse è stata sempre la passione, ma sin da piccolo, anche alle feste quelle private, sai, in casa, di far ballare la gente, perché c'è chi trova passione nel ballo e chi nel far ballare la gente. Io, diciamo, è come mi dicevano sempre da bambino, c'è chi gioca a pallone e chi si mette in porta, io mi sono messo a porta. E tu ti sei messo in porta. Vabbè, ma oltretutto guarda, siamo quasi coetanei, tu sei del 64, io sono del 65. Sei del 66, quindi siamo tutti in fila. 65, 66, gli anni erano quelli, comunque erano anni soprattutto all'interno delle borgate dove non è che si vivesse proprio nell'oro, quindi avevamo veramente... Assolutamente. Quindi in realtà durante questa nostra adolescenza la musica si ascoltava in radio, dai dischi in vinile, dalle musicassette. Poi noi abbiamo vissuto anche quello che è il primo avvento del Walkman, ovvero sì, riuscire a portarsi la cassetta dietro con le batterie che ho consumato, mamma mia. Bravissimo. Pure noi, sì. Raccontaci quel periodo esattamente, come l'hai vissuto proprio dal punto di vista musicale. Guarda, ti dico. Come è nata quella passione per la musica in questa povertà? No, beh, la passione per la musica c'è sempre stata, perché io ho sempre ascoltato sin da piccolo, ma proprio piccolissimo, ero amante, noi avevamo solo due canali sulla radio, non è che c'erano tutte queste FM, diciamolo. Io tutti i venerdì all'ora di pranzo, a mezzogiorno, Lelio Luttazzi, il parere. Alzate le mani con Lelio Luttazzi. Lelio Luttazzi era, ti ricordi come diceva? Era un gran presentatore. Te lo ricordi come faceva Marco? Lelio Luttazzi ha presentato il parade. Dopo la cosa si è evoluta, perché sono arrivate le radio FM e tutto quanto. Io lavoravo con mio padre, lavoravo in officina con mio padre e avevo sempre questa radiolina, uscirono i primi radioloni, non so se vi ricordate, con le casse, le cose, e io niente, stavo lì con le cassette e sentivo Dimensione Suono, perché a quell'epoca era una delle radio dove trasmettevano, mi sembra, se non vado errato, alle 3, alle 4, quell'ora lì, trasmettevano tutte le novità discografiche che uscivano in discoteca, con il signor Faber Cucchetti. Io ero lì con la pausa, perché c'era la pausa del radiolone della cassetta, e mi facevo i miei primi mix con la pausa, ma stoppavo la canzone per non far sentire il presentatore e poi ne mettevo un'altra, tutto lì. E ho cominciato così, diciamo così. Poi ho avuto la fortuna di comprarmi. Eri proprio quello che alle feste andava a mettere la musica. Sì, no, non era proprio così, però io poi ho cominciato a sviluppare questa passione. Sì, mettevo la musica, perché a me sinceramente non me ne fregava niente di ballare, non so, un ballerino, diciamo così. E niente, poi sì, ho sviluppato questa passione e mi sono comprato due piatti, due giradischi, e ho cominciato da lì, come autodidatta, piano piano a cominciare a mettere musica, e poi da lì, da cosa nasce cosa, cominci a comprarti i primi mix, i primi cose. Ho iniziato a 15 anni, diciamo così, un po' presto. Bambino, sì, un pupo. 15 anni, quindi fine anni 70, erano degli anni dove c'era della disco music eccezionale, era stata fatta della disco. Sì, vabbè, diciamo che il boom c'è stato con la febbre del sabato sera, no? Quindi, assolutamente sì, assolutamente. È stato proprio il boom delle discoteche, perché prima erano club, ma nascosti al più da gente, insomma, non è che c'era questa la febbrezza basera, grande, come ti posso dire, cioè non è che la gente conosceva molte discoteche prima della febbrezza basera, c'erano dei club privati, non privati, però non c'era la discoteca come la viviamo nei giorni di oggi, insomma. Certo. In quel momento di boom, no, quindi fine anni 70, primi anni 80, c'erano già dei grandi DJ italiani che facevano esplodere, cominciavano a far esplodere proprio le piste per le loro selezioni, per le loro selezioni. E soprattutto, Marco, per la loro grande capacità
e così ti finisco la domanda, per la loro grande capacità di scegliere i brani e mixarli tra di loro, no, in maniera così all'epoca c'erano due scuole di pensiero, diciamo così, chiamiamole scuole di pensiero. Io uno l'ho vissuto in pieno, l'altro l'ho visto una volta o due, ti ripeto, ero piccolo, sono andato a Riccione, mi ci hanno portato, e lui lavorava alla Baia degli Angeli, si chiamava Mozart, però lui non mixava, lui metteva i brani come in pratica si fa oggi nella salsa, cioè finiva un brano e ne metteva un altro, però lui stava proprio su un altro pianeta con la testa, lui non guardava la pista, lui si metteva la musica per conto suo. Però vedi, questa cosa poi alla fine ha reso famosa la Baia degli Angeli, cioè perché tu ci andavi con la musica alla Baia degli Angeli, non ci andavi perché volevi far fighetto. Certo, beh, la musica... La chiusero, invece l'altra scuola di pensiero erano i Faber Cucchetti, Marco Trani, che erano geni del mixaggio. Soprattutto Marco Trani, cioè... Io ecco, parlando di Marco Trani o Faber Cucchetti o altri famosi DJ che c'erano all'epoca, cosa ti affascinava di loro e che cosa hai imparato dal loro modo di selezionare la musica e di mixarla? No, mixarla è la tecnica, diciamo così, questa è tecnica. Più che altro da loro ho apprezzato sia, guarda, diciamo, almeno per quanto mi riguarda, poi ognuno ha i suoi idoli, per me c'erano Faber Cucchetti e Marco Trani all'epoca, che erano per me i più bravi, uno in un modo e in un altro, proprio per questo, perché uno era più commercialotto, sapeva più interagire con la pista, mm-hmm. e questo era Faber Cucchetti, che lavorava a Dimensione Suono. Marco Trani non lavorava a nessuna radio, non era uno speaker, però era un DJ. E Marco Trani ti metteva pezzi che tu non Eccolo che si è ribloccato il video. Abbiamo perso di nuovo. Che te la cambiava subito il volo, cioè un mago dietro la console, veramente. Poi prendeva cose sconosciute, che invece Faber era più su quello che piaceva più alla gente. Però ho appreso sia da uno che dall'altro, anche adesso. Io cerco di accontentare sia chi ne sa che chi non ne sa. Quando parliamo di Marco Trani, parliamo anche di qualcuno che sperimentava le modalità di utilizzare il piatto e di utilizzare... Sì, ti ho detto che una volta mi ha sorpreso, è venuto con una cosa... Cioè io ho aperto gli occhi e ho detto no, vabbè, io quasi quasi smetto da fare DJ, perché è impossibile, a quelli all'epoca non c'erano reverse, non c'era niente, quindi è venuto con un LVP, un 33 giri, con un pezzetto di colonnina delle ceste dell'acqua geria incollato sopra, e sopra questa colonnina incollato un 45 giri. Perché direte voi sotto 33? Sotto 33 perché doveva entrare nel buco del piatto, e sopra 45 perché gli serviva più piccolo per appoggiare sopra un altro disco a 33 giri, capovolto, lui buttava il bilancino del braccio del giradischi indietro, girava la testina e questa testina andava a finire sotto al disco, e lui suonava il disco all'incontrario, nei bellissimi anni 80, quando non c'erano reverse, e io gli ho detto vabbè, basta, io non lo farò mai. Sperimentazione e curiosità proprio, è genio. No, beh, quando uno è un genio, ragazzi, non ci stanno questi termini, quando uno è un genio, soprattutto quando manca la tecnologia e te le devi inventare le cose. Quello era un genio tecnico e musicale, ragazzi, certo. Quello è un dono di natura, che non si impara e non te lo vendono, cioè. No, quello dicono a Cuba, lì si compra e lì si vende. Ma infatti in quell'epoca molti dei DJ diventarono anche producer, perché cominciarono proprio a fare della musica, della loro musica. Però è pure vero che come oggi quello prendeva 5 milioni a sera, e gli altri no. Adesso vabbè, è diverso. Senti le piste, no, senti una domanda Marco, ma qua c'è Emanuele che dice che è il tuo compleanno oggi. No, vabbè. Ma no,
se sta sbagliando. Siamo sempre con Manuel, perché ogni giorno ci diciamo che è il nostro compleanno. Marco, spiegala questa cosa, perché se vedi, perché sotto già sono partiti con buon compleanno, capito? No, il 16 maggio, però manca poco, non manca molto. A tutte le diverse che Marco fa, c'è cioè Manuel che gli fa gli auguri e viceversa, si scambia tutte le volte gli auguri. Sì. Allora, non è il compleanno di Marco il Cino, Marco il Cino festeggia il compleanno di che giorno, Marco? 16 maggio, fra 6 giorni. Ecco, tra 6 giorni è compleanno, ecco. E diventerà ancora più giovane. Li faremo poi gli auguri, quindi. Comunque, molto interessante questo quadro che sta venendo fuori, perché state vedendo come Marco, che parte dal quartiere, dalla borgata, e comincia a giocare con la musica, comincia ad appassionarsi, soprattutto ad avere ispirazioni da grandi DJ, ma soprattutto Marco a un certo punto, così lo riusciamo a vedere anche sotto un altro aspetto, a 17 anni tu ci hai raccontato, Marco, che hai avuto una grande esperienza con l'inaugurazione della Baia Imperiale. Sì, dopo, come ti dicevo, la Baia degli Angeli ha chiuso per qualche anno, per molti anni forse, e dopo c'è stata l'inaugurazione della Baia Imperiale. Io lavoravo a un negozio di dischi che si chiamava Mix Up, a Via della Scrofa, dove vendevamo solo musica di importazione. E il titolare era Carlo Favilli, che era il DJ ufficiale chiamato lì per aprire la Baia Imperiale insieme a Nino Scarico. E io feci il ragazzetto, perché ero abbastanza giovane, ho fatto la saletta quella scura dove mettevo di tutto, Bruce Springsteen, Sting, cioè loro facevano discoteca, io mettevo il resto. Però è stata una stagione bellissima, vestiva lì. Ma soprattutto, Marco, per chi non ha conosciuto la Baia Imperiale, fai un piccolo quadro di che cos'era la Baia Imperiale, con i pullman di ragazzi che arrivavano da tutte le parti. Io penso che al primo anno, soprattutto all'inaugurazione, io sono arrivato lì il primo giorno, cioè bocca aperta, sembrava un tempio dell'Olimpo, sembrava veramente. Cioè tutte la gente, le persone, il personale vestite da ancelle, no, vabbè, un altro mondo proprio. Soprattutto rispetto a quello che c'era a Roma all'epoca, assolutamente un altro mondo. Sì, no? No, noi stavamo veramente all'acqua di rose, dietro, noi stavamo un po' dietro, sì. Sì. No, là stavamo proprio a livelli altissimi, voglio dire. Vabbè, diciamo che calcolo solamente quella parte fuori c'erano i mercenari, ti dico solo questo, gente che è stata in guerra, ti dico solo questo. Quella zona d'Italia direi che è sempre stata avanti per il ballo, sia che si trattasse, credo, no, di salto. Poi è bello che ci sono stati corsi e ricorsi storici, perché poi ci sono tornato a lavorare da qui. Poi ci arriviamo. Ci arriviamo anche a quello, perché adesso molte persone che magari ti vedono soltanto in console e ti apprezzano per la musica che tu metti, però magari non sanno che c'è questo grande percorso dietro, percorso che passa anche appunto per la musica disco, per la musica di grandi autori e così via. Quindi tutti quanti si chiederanno, vabbè, ma a questo punto quando è che inizia la passione e l'amore per la musica latina? Allora, guarda, io sono stato un anno in Inghilterra a lavorare fisso, non lavoravo con la musica, lavoravo con un altro lavoro. Poi sono tornato e mi sono fidanzato. Succede. E ho cominciato a ritornare a mettere la musica grazie a degli amici che mi hanno portato in giro di sotto e di sopra. E poi ho cominciato a fare i primi after hour al Blue Zone, qui a Via Campania. E però c'avevo la fidanzata molto gelosa, quindi non riuscivo. Anche quello. Alla fine ho preferito continuare il mio lavoro primario e lasciare quello secondario, quello secondario naturalmente era il DJ. Niente, questa però è questa storia è durata un anno, cioè no, la storia è durata ancora, però questa storia di non mettere più musica è durata un anno. Dopo un anno lei mi ha portato a ballare, a scuola di ballo, di salsa. Però nel frattempo vi dico che io già avevo un amico sposato con una cubana che in macchina ascoltava sempre Van Van. E io gli dicevo, ma sta musica. E alla fine ho ascoltato Satunghera e mi sono innamorato di Satunghera. Così, all'improvviso, però è rimasta lì. Poi siamo andati a scuola di ballo, vi dico da chi? Dal grande Maurizio Correnti.
E allora, abbiamo Maurizio Correnti. Vai, 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 Marco. Ah, già lo... ci siamo. No, ti è bloccato, ti è bloccato, ma adesso torna. Vediamo se torna, Marco. È bella questa cosa che tu vedi le persone, no? Poi la tendenza sempre più veloce che abbiamo oggi di catalogare e poi scopri che dietro la storia di Marco. Marco, ci sei? Ecco, ora sei tornato. Ti era bloccato il video. Ecco, ripeto. A Maurizio Correnti. Vai. A Maurizio Correnti, quando andavo a lezione, quello che mi piaceva era la musica. Il ballo sì, era una cosa, ma relativa. A me piaceva la musica e cominciai a comprare un po' di CD in varie parti, sia a New York, che ero diventato amico di Gian Nel Conde, che lavorava al Meeting Latino, anche di Edison, il brasiliano, che lavorava con Attilio Ruiz al Meeting Latino, ancora si chiamava Meeting Latino, come no. E ordinavo dei dischi insieme a Gian Nel Conde a New York. E poi apri Papavero e Papri e cominciai a comprare anche dei dischi di là, però ancora non ci lavoravo, andavo solo a comprare i dischi. E poi niente, poi ho comprato solo dischi. Allora, quindi lui si appassiona della musica latina e intanto, vedete, la passione è molto particolare, no? Prima ancora di pensare di dover diventare un DJ di musica latina, Marco comincia ad acquistare i dischi. Comincia a comprare dischi. Poi è interessante questa cosa dell'acquisto dei dischi, lo abbiamo accennato nella parte iniziale, perché prima non è che c'era internet, e quindi i dischi, una volta che li avevi ordinati dall'America, dalla Colombia, se non ti piacevano, te li davi in testa, te li davi. Quindi, soprattutto dopo, quando sono stato al negozio, lì dovevi ordinare con fax. E non è che potevi permetterti di sbagliare, nel senso, non è che li potevi ascoltare, non è che potevi sapere che... Allora dovevi studiare, sapere chi suonava, chi cantava, chi produceva e soprattutto da dove venivano. Allora dovevi capire se questo viene dalla Colombia, probabilmente fa una salsa con la base di cumbia. Se questo viene da Porto Rico, farà una salsa con base, che ne so, la bomba plena, via dicendo, perché la salsa è questa, una fusione del genere di tutta Latino America. Perché poi a Cuba c'è il son e c'è la guaracha, il son guaracha e rumba, naturalmente, e invece dall'altra parte c'è la salsa. Salsa però che significava andare in clave de son o de rumba e metterci sopra quello che, cioè, come ho detto prima, in Colombia c'era la cumbia e in Porto Rico bomba è plena, tutto lì. Non è nient'altro che questo per me la salsa, un miscuglio di generi messi insieme. All'epoca andavi un po' anche alla cieca, in un certo senso, inizialmente. Andavo alla cieca, sicuramente. Io andavo sempre per nozioni che mi davano gli altri, naturalmente non ero mai stato nemmeno in Latino America, quindi mi basavo su quello che mi piaceva e soprattutto sulle nozioni che mi davano, ecco, Gianni Conte, Edison, queste persone qui che ne sapevano molto più di me, tutto lì. Quindi si informava già da chi ne sapeva di più, insomma, ecco, giustamente. Io stavo lì e guardavo, non sono come oggi gli altri che si buttano già subito in console, no, io ho aspettato. Come si dice, ho fatto la gavetta. Beh, una bella... fare, sì, sempre, insomma. La gavetta in assenza di internet era una grande gavetta, assolutamente, perché sì. Le informazioni le dovevi andare a rubare proprio, a cercare ovunque. Chiaro, dovevi essere, eri tu che dovevi carpire le cose, l'altro sì, te le dicevano, ma tu gliele dovevi tirare fuori, però. Certo. Quindi tutto quanto questo, insomma, nasce da questo corso di ballo col maestro Maurizio Correnti, ma poi tu ci hai anche raccontato che poi, dopo il maestro Maurizio Correnti, incontri e conosci anche il maestro Lazzaro Martin Diaz. Sì, è stata sempre la mia ex compagna che mi ha portato a ballare. Sì, lei, la colpa di tutto è stata lei. Noi ci siamo lasciati anche per questo, quindi si è uccisa con le mani sue. E niente, una sera, una serata che mi avevano detto che c'era al castello a San Piero,
che è Lione Monti, credo che sia. Sì, sì, lì è dove faceva sempre le serate Virginia Borrotto, faceva sempre le serate lì al castello. Entro e vedo questo di colore, vestito di nero. Noi andavamo... Noi andavamo a due all'ora con Yamule Mao del Gio Arroyo. Questo invece, mani sopra, mani sotto. Allora ho detto, beh, senti, andiamo da questo. Proviamo un altro stile. Secondo le mie idee, in quel momento, io dovevo essere come Lazzaro Martin Diaz. I sogni. Se ci tolgono quelli, a me i sogni. Fondamentali. È stato di ispirazione. Sì, sì. Vabbè, Lazzaro, ma che glielo dica? Io credo anche voi, chi ha visto per la prima volta a ballare a Lazzaro, alza le mani, dice, vabbè, scusa. Il problema è che lui lo fa, il problema è che poi sono gli altri che vogliono scimmiottarlo, il problema è quello. Lui. Se ci suggerisce Emanuele, se cambi le posizioni brava, perché ci sono i sottotitoli sul cellulare che coprono l'espressione di Marco. Mi ero scordata di mettere, ecco, vedi, mi ha ricordato il sottotitolo, bravo Emanuele. Ok, perfetto. Quindi era Maria, conosci Lazzaro, vedi ballare Lazzaro, dici anche io vado alla scuola di Lazzaro, però sono rimasto poco tempo, perché io non sono un ballerino, parliamoci chiaro. Però ci ha provato, a un certo punto, quando ci ha fatto fare un giro di quelli stellari, a modo ho detto, ok, va bene, la mia carriera da ballerino è finita. Finisce qui. Insomma, poi nel frattempo avevo continuato a comprare i dischi. Ecco, è paga. Andavamo a ballare con la mia compagna di qua, di sotto e di sopra, e andavamo in piscina all'Arca. E a un certo punto fanno una serata, una festa. Anzi, no, ti dirò di più. Io andavo là, compravo la musica e ce l'ascoltavamo con Carlos Chavez. Ascoltavamo la musica, perché lui è cubano. A me piaceva fargli sentire la musica che piaceva anche a me. Quindi, e poi prendevo sempre delle nozioni, tutto lì. Il mio modo di vivere era prendere sempre nozioni da chi ne sapeva di più, e chi meglio di un cubano a me mi poteva dire le cose da italiano, insomma, chi ci stava in quel momento, chi c'è stato prima. Queste cose io non l'ho vissuta a Cuba, stavo qui in Italia, quindi qualcuno me lo doveva dire. E mi sono avvicinato molto a Carlos. Poi un capodanno non c'era la musica, mi hanno detto vieni a mettere, io avevo una quarantina di dischi. Mi hanno detto, vieni a mettere la musica? Io ho detto sì. E stavo all'Arca, nel bistrò. Ha detto, dove era la sala del bistrò? Era la sala dell'Arca. Due lettori di quelli di casa, no? Quelli play, pausa, avete capito? Quelli di anni... Come no? Anni 90. E non vi dico poi, non c'erano i fili per collegare i fili con l'accendino a squagliare lo stagno, vabbè. Infatti ti avevo preparato una domanda proprio per questo, perché dico, sappiamo che il tuo debutto è stato in una notte di Capodanno all'Arca, infatti nella domanda avevo scritto raccontaci com'è stato e con che attrezzatura e con quale dischi hai fatto quella attrezzatura. Niente, per me, io penso che non c'era niente. C'avevamo due cassette di quelle, ma voi l'avete vista, è una saletta di un metro, forse due metri quadri, non so adesso quanto sia. Quella, loro cucinavano e io mettevo musica. Poi ho iniziato con 40 dischi. A un certo punto a Capodanno ho dovuto ricominciare da capo, perché avevo finito tutti e 40 i dischi, finita mai quella serata. Poi quante persone c'erano in quel Capodanno? No, eravamo molti. No, perché si mangiava pure, no, perché era organizzato da Simona Baldelli e Carlo Chavez. L'abbiamo perso di nuovo. Ecco, è ribloccato. Ogni tanto ci si blocca Marco il Cino. Purtroppo... Allora, quindi è interessante questa cosa che Marco il Cino 25 anni fa. Mi sentite? Adesso arrivi a scatti. Inizia a suonare all'Arca, e l'Arca è il locale dove lui tuttora sta mettendo musica. Ora, anche questo. Tornata
Sei tornato, Marco? Sì, è tornato. Ma lo so, sai, ma tolgo il cavo, forse. Fai la prova. Vediamo che succede. Va bene, fai un riepilogo, Mauro, intanto, allora. Va. No, vabbè, allora, interessantissime le dirette, anzi, se poi qualcuno vuole fare qualche domanda, magari qualche domanda, magari la passiamo anche a Marco, al quale abbiamo chiesto poi di raccontarci anche qualche episodio simpatico di questa carriera così lunga, perché noi lo vediamo. Sì. Adesso sì? Pare di sì. Okay. Prova un po' a parlare. Sì, mi sentite? Eccolo, quindi sì. Debutto all'Arca, un capodanno dei 25 anni fa, quant'era? 24? Non mi ricordo, tanti anni fa. Sì. Rimaniamo su questo, più di 20 anni fa. Sì. E niente, dopo questo esordio, diciamo così, nel mondo latino, sempre Carlos e Simona prendono la sala del tango dell'Arcate. E io mi chiamano a mettere la musica lì, e io vado a mettere musica, però vi devo raccontare che in quel periodo nei locali di salsa i DJ erano tutti quasi latinoamericani, cioè nel senso chi veniva dall'Ecuador, chi dalla Colombia, e c'era ancora, penso che ancora non aveva iniziato nemmeno il samurai, penso, a quell'epoca. L'unico italiano che ho conosciuto è... adesso non mi viene il nome, vabbè, oltre Gianni al Conde, e oddio, sa Radio Mambo, vabbè, però adesso non mi viene il nome, vabbè, comunque c'era un altro italiano. Bene. E la musica era tutta colombiana, portoricana e via dicendo, insomma, newyorkese, questo, non c'era la musica cubana. Poi uscì il samurai e ha cominciato a mettere un po' di musica cubana. E poi io che amavo la musica cubana in particolare, però devo essere sincero, io ho sempre amato la musica in generale. Sono più filo cubano, questo è un po' vero, però quando io ascoltavo la salsa, a me piaceva il Canario, piaceva il Chino, piaceva il gruppo Nietzsche, piaceva il Gran Combo, piaceva la Sonora Punta, anzi, te dirò, per me una delle più grandi orchestre che mi piace ascoltare per me è la Sonora Consegna. La Sonora Consegna c'è uno stile suo particolare. La Sonora Consegna suona salsa, però con dei riferimenti samba, jazz in mezzo, cioè non ti fa capire niente quando fa un brano. È proprio per quello che a me piace di più. Però capisco che poi nel ballarlo è un po' più difficile per ballerino, però a me piace moltissimo la Sonora Consegna. Devo essere questo concetto che hai espresso adesso non ti ci fa capire nulla quando suona. È molto interessante perché stimola la curiosità, ma questo vale per il DJ, in realtà vale pure per il ballerino, perché il ballerino che si abitua alla musica, come si suol dire, quadrata, diventa quadrato pure lui. Invece se tu gli dai cambia tutto, no? Se ascolti Ramona dalla consegna ti rendi conto. Dice Federico, dell'Arca, Sergio Cabras, Sergio Cabras, giusto il live. Dice Federico dell'Arca, l'anno del 1994. Pensa un po'. Vabbè, per più di 20 anni fa. È così catalizzato. Più di 20 anni fa. Non puntualizziamo. Quando Federico aveva ancora i calzoncini corti, e i sandali. Ecco, comunque è interessantissimo questo concetto che anche Marco comincia ad aprire già da subito, proprio perché c'era meno possibilità di ascoltare la musica, si incuriosisce a tanti tipi di sonorità di musica latina e quindi c'è la possibilità. Penso pure quando avete iniziato voi che era così, assolutamente. Non è che stavi a guardare la musica cubana, certo, c'è delle preferenze, però in fondo era la musica che predominava, non la provenienza. C'è una domanda di Francesco che dice: quando hai capito che questo era il tuo mestiere, cioè avevi capito che avresti dedicato tutta la tua vita a questa passione? Conosci anche altri generi musicali che pensi ti possano aver dato nuove conoscenze o stimoli? Eh sì, perché... Guarda, in quanto conoscenze dei generi musicali, io vengo naturalmente dagli anni 70-80, vengo al funky, e funky per me... Guarda, io se sto nel mondo della salsa proprio lo devo, tra virgolette, al funky, ti spiego il perché. Perché il funky... Dopo è venuta la house e la techno è stata quella
che mi ha fatto abbandonare il mondo delle discoteche. Certo. Ma ti spiego perché. Perché l'house del funky, non tanto l'house di Chicago quanto quella che è venuta dopo, perché l'house di Chicago ancora era suonata. Quella che è venuta dopo era campionata, quindi il campionamento, a me, devo essere sincero, non piace. Il funky, lo dico per chi non sa come si mixa, devi mettere a tempo sulle battute. Il funky è difficilissimo perché è suonato a mano, quindi è manuale, quindi non è meccanico, non è preciso, devi correre sempre appresso. E la salsa è la stessa identica cosa, è suonata da esseri umani che non hanno il metronomo, cioè nel senso che una battuta te la mettono qui e un'altra te la mettono in un'altra parte. Certo. Quindi ecco, è quello, è l'unione tra il funky e la salsa è molto vicina, cioè non che sono uguali, parlo di genere musicale, sono generi suonati dall'essere umano. Dai, pensa alla bellezza degli Earth, Wind and Fire di quegli anni. Ah. Stiamo scherzando, ah. Mamma mia. Tanta roba proprio. Qual era la domanda che l'ho dimenticata? Io ho un po' d'Alzheimer, aspetta, no, era sempre chiedeva quando, no, quando ho capito che era il mio mestiere, lo dico subito, Francesco, è semplice, è semplicissimo. Io facevo un altro lavoro naturalmente prima, però poi quando facevo una serata, ok, può essere un hobby, poi quando ho visto che sono diventate 3, 4, 5, poi la mattina dopo non ci vai a lavorare, tutto lì è il discorso. Facile. L'ho capito quando non mi so... Dice, quando è che l'hai capito? Quando non mi svegliavo la mattina l'ho capito. E da lì è cambiato il suo stile di vita, quindi orari e tutto il resto, perché chiaramente vivendo la notte e la mattina non era possibile andare a fare un'altra cosa, certo. La Cool and the Gang, chiaramente, ma come no? Ma noi abbiamo avuto della musica, anni 70 c'è stata della musica meravigliosa. Bellissima, bellissima. La musica meravigliosa, ragazzi, assolutamente. E adesso andiamo... Come dici, Marco? Mi faccio un po' di pubblicità. Se andate sul mio canale YouTube, ci sono due compilation da un'ora degli anni 80, mixate da me, che mi sono divertito a ributtarmi negli anni 80. Andremo sicuramente ad ascoltare, sì, perché a me pure piace tantissimo quella musica. Sto parlando di soul, funky, e questo è... Bello. Però anni 80. E niente, e quindi, proseguiamo. Stavamo dicendo che Marco comincia a fare queste serate all'Arca di venerdì, comincia a fare delle serate e ci hai raccontato, nei tuoi racconti ci hai raccontato che in una di queste sere conosci il nostro maestro. C'è stato un frangente piccolo, intanto nel frattempo mi chiamò il primo locale che mi ha messo, dopo l'Arca naturalmente, sì. Il primo locale che mi ha messo in mano una console è stato il Cocoloco. Non so se lo ricordate. Come no, Ciampino. Ho fatto una stagione al Cocoloco. Poi nell'Arca Simona Baldelli e Carlos Chavez facevano delle serate il venerdì insieme a Eddie Perez, l'argentino che sta a Ostia, e quasi sempre veniva anche il signor Tony Cassiglio. Una sera da Cassiglio, quando ho messo il mio brano che preferito, che ho detto prima, Satunghera, si è attaccato al palco, si è rivoluzionato e mi invitò a mettere musica al suo compleanno al Cheope. E quel giorno per me fu molto fortunato perché mi fecero conoscere Roberto Evangelisti e Reinaldo Hernandez. Però li conobbi solo così, a livello ciao, io sono Chino, piacere. Io poi sono andato in console a mettere musica e loro hanno suonato, hanno ballato rumba e tutte queste cose qui. Scusa Marco, ti interrompo un attimo per dirlo per chi non lo sapesse, che Reinaldo Hernandez e Roberto Evangelisti, rispettivamente uno purtroppo ci ha lasciato tempo fa, Reinaldo, e Roberto Evangelisti è tuttora docente di percussioni, appunto sono due grandissimi percussionisti, Roberto italiano, Reinaldo cubano. Scusa, parentesi per chi non conosce. Sì, no, anzi, Patrizia, ricordiamo con piacere che Roberto Evangelisti insegna al Timba, grandissima scuola di musica. La prima cucina di talenti, diciamo. Assolutamente. Sì, assolutamente. Certo. Quindi tutti quelli che sono appassionati della musica e della musica latina in particolar modo, delle percussioni, tutte le strumentazioni, veramente andate a vedere sul sito del Timba perché trovate tantissimi grandi professionisti che sono dei profondi amanti non solo della musica ma anche della cultura.
sanno dare veramente molto, come ha detto Marco, è stata una fucina di grandi musicisti che tuttora continuano a suonare. Assolutamente, sì, continua il racconto, scusa Marco, ti ho interrotto. No, dove eravamo rimasti? Roberto e Naldo, ma a un certo punto che succede? Quando è che con Naldo ti conosci meglio? Dopo, molto dopo, perché prima io mi sono avvicinato molto più a Papaveri e Papere, comprando sempre più dischi, frequentavo il negozio, siamo diventati amici con Enzo Orlandi, quindi bene o male, poi alla fine comincio a lavorare da Papaveri e Papere, mi chiamano a lavorare, adesso non mi ricordo in quale periodo sia, se già lavoravo da qualche altra parte, in qualche locale, mi chiamano all'Air Terminal a lavorare. All'Air Terminal, lo sapete, grande Air Terminal, insomma, grande posto, e io mettevo musica. A un certo punto vedo questo signore che conobbi quella sera al Cheope da Tony Castillo, che si alza dal tavolino dopo un'oretta che mettevo musica e mi viene minaccioso verso la console, ho detto ecco mo questo mi mena. Tutto arrabbiato come faceva lui, questo labrone con le mani qui sui fianchi, e mi dice ma tu chi sei? Ho detto io sono Marco Orcino. Eccolo qua Naldo. Eccolo qua, questo è il nostro Naldo. Naldo. Ma chi? Mi ha detto, ma chi ti ha insegnato questa musica? Ha detto, a me non me l'ha insegnata nessuno, io ho comprato e ascolto. Punto e basta. Da lì sono passati altri 25 anni, forse, e siamo stati insieme. È diventato il mio padrino di religione, quindi era tutto. Per me Naldo era tutto. Amico, fratello e padrino di religione. Quindi è quello a cui devo quel minimo di cultura cubana che ho, la devo a lui, nel senso che lui mi ha spiegato tutte le cose che succedevano a Cuba negli anni Ottanta, ma chi le sa le cose che succedevano a Cuba negli anni Ottanta? Solo loro che ci vivevano, perché noi era impossibile. L'appagon, che la ritmo orientale era l'ultima a chiudere i concerti la tropicale, nemmeno i van van, gli ultimi era la ritmo orientale, perché facevano brani in cui i barri si rispecchiavano e litigavano sempre alla fine del concerto della Tropicale, perché quando cominciavano che tocca io bailo Dodoto, lì erano botte e colpi di macete, capisci? Ma questo chi te lo può spiegare? Chissà chi l'ha vissuto, non chi come noi va lì e cerca di apprendere, c'è chi te le deve dire queste cose. Ecco Naldo, almeno quello che Marco, Naldo è arrivato, Rinaldo Hernandez, da tutti noi conosciuto come Naldo, è arrivato qui in Italia nel 1994, è arrivato, ma se tu potessi descrivere a chi non l'ha conosciuto una breve descrizione, chi era Naldo? Naldo, allora Gabrisola intanto mi chiede, possiamo chiedere a Marco qual è il più bel ricordo con Naldo? Allora, più bel ricordo con Naldo sicuramente e ve l'ho fatta vedere l'altro giorno a voi la foto che ho con mia figlia di un anno con Naldo in braccio, sì. Perché dopo le vicissitudini che abbiamo avuto per avere la bambina, per me questa è la foto più emblematica di tutto quanto. Naldo chi era? Naldo per me era l'enciclopedia vivente, sicuramente voleva dire. Ci si è bloccato di nuovo Marco? Caio Tizio suonava qua, è andato di là, poi è andato da quest'altro ha messo la musica. Naldo sapeva veramente tutto, vabbè, ma è nato in una famiglia dove le radici sono infondate nel terreno della cultura, quindi è normale che sia così. Naldo, lasciamo perdere la parte umana, Naldo era un artista, cioè un musicista, Naldo gli leva la musica, finito, lui era musicista, assolutamente. È grande ascoltatore di musica, oltretutto. Naldo inizia come ballerino, caro sì, Mauro Rossi, lo sai, lo so bene, la so la sua storia, però racconta. Ballerino, poi ha un infortunio che ci ha avuto alla schiena, ha seguito le orme del padre, sono
Ecco, qui però... lo vediamo al Caruso in un momento, ecco, in cui ballava Columbia sicuramente. C'è anche dietro Umberto la pellicola che suona. Eccolo, va. Ma io ho visto fior fior di maestri andare a scuola di lezioni di ballo da Aldo, eh. Assolutamente. Sì, sì, sì. Ballo, non di percussioni. Sì, tu l'hai conosciuto molto bene. A me una cosa, tra le tante cose che mi sono rimaste impresse di Naldo, fu quando mi raccontò appunto del suo incidente come ballerino, perché la sua carriera sarebbe stato da ballerino professionista. E dopo questo incidente, quello che mi raccontò, mi disse: io mi trovai a non poter fare più il ballerino professionista perché ero limitato in determinati movimenti, e quindi mi disse: mi sono trovato ad avere tutta questa energia da giovane musicale da dover esprimere. Dice, e là a quel punto mi sono attaccato alla musica, e infatti Rinaldo era la musica. Però pure Mauro, che lui aveva un vantaggio, che dentro casa sua era una casa musicale, cioè, voglio dire. Certo. Chi era? Io stavo vedendo proprio l'altro giorno un video su YouTube, se cliccate su Conjunto Folclorico, cioè, si esibiscono Domingo Pao, ma negli anni 80, appunto, e chi canta è papà De Naldo. Sì. Gregorio Hernandez. E il Goli. E poi Aspirina, questi erano quelli che cantavano. Beh, quindi tu hai avuto la possibilità. Patrizia, gentilmente, se rimetti, ci sono sempre i sottotitoli su Marco, quindi se puoi rimettere le tre immagini. Sì, sì, cambio la... Sì. Eccoli qui. E stavamo dicendo, quindi Marco, grazie a Naldo, riesce ad approfondire anche per la grande amicizia che si era creata, riesce ad approfondire la sua conoscenza sulla cultura musicale, sulla cultura di Cuba, sugli usi, sui costumi e così via. Ma tu, tra le figure importanti nel tuo percorso musicale e culturale, ci hai anche fatto dei nomi, noi abbiamo preso gli appunti, no? Oltre a Naldo, anche ci hai parlato, sì, sì, anche di Roberto Perrini, un pittore. Perrini. Guarda, i tre fautori chi mi hanno addentrato, diciamo, di più, dopo quello faccio un discorso a parte, chi mi ha addentrato molto nella cultura cubana, nella musica cubana soprattutto, sono stati Naldo soprattutto, e poi Roberto Abesito De Coco, molto grande DJ, che cultrice della musica cubana, perché io penso che più di Besito De Coco, ragazzi, di musica cubana non ne sa nessuno, questo lo posso garantire, chiedetelo dalla testa. Besito De Coco è una cima veramente di musica cubana, forse ne sa più dei cubani. No, anzi, forse, fammi vedere se ho il suo libro. Parla, prego. E poi Roberto Perini, che era un gran pittore che ci ha lasciato da qualche tempo, che lui viveva a Cuba quasi tutto l'anno, e poi veniva a Roma qualche volta, e niente, lui vivendo a Cuba ti diceva tutto, conosceva tutti i musicisti, conosceva tutti e ti diceva tutti gli aneddoti, ti teneva informato su quello che succedeva a L'Avana in quel momento, diciamo così. E loro tre sono stati, e poi vabbè, grazie a Naldo pure, quando sono andato a Cuba sono andato a casa di Gregorio, papà di Naldo, Goyo, e lì io non sono ballerino, però mi piaceva ascoltarlo e interessarmi di quello che era palo, che era congo, che era qua, non a livello di ballo sto parlando a livello culturale, però. Certo. Lui era, come ti posso dire, basta che gli davi una puncicata e esplodeva, ti cominciava a parlare e non ti fermava più. E a me questo piaceva, perché io da italiano naturalmente questa cultura non era mia, e certo, dovevo apprenderla da spugna, diciamo così, assorbivo tutte le nozioni. E da lì ho imparato la parte, tra virgolette, folclorica. Ma perché? Sempre questo deriva sempre dal fatto che come DJ, almeno io quello come penso di interpretarlo, di avere sempre, guarda, una cosa che a me mi dà fastidio è farmi prendere in castagna dall'utente, cioè nel senso che viene uno e ti dice questo che cos'è e tu non lo sai, capisci quello discorso? Invece io lo devo sapere, allora studio,
Studio che vuol dire? Che io so qual è io da DJ, io so che cos'è un jambù, io so che cos'è un wawancò e so che cos'è una columbia perché li so distinguere. Certo. Invece ci stanno molte altre persone che non li distinguono perché tanto basta mettere una salsa, una baciata e va bene comunque. Non va bene comunque, perché se arriva un utente qualunque ti chiede questo che cos'è, tu non glielo sai dire. Certo. È una cosa che mi è sempre qui, cioè fastidiosa. E infatti qualche volta, perché ancora capita che qualcuno ti dice una cosa che questo io non lo conosco, immediatamente mi vado a informare, vado a cercare, perché è impossibile che un DJ che sta dietro una console non conosca una canzone o non conosca un genere musicale o non conosca questo. No, questo non lo ammetto, perché devi fare il professionista. Se vuoi fare un'altra cosa, fai un'altra cosa. Questo ti fa molto onore, così come a volte succede anche con determinati maestri di ballo, che quando una cosa non la sanno, a me è rimasta impressa sempre quando andavo a lezione da Lilian Matos Torres, che se ci vede... E saluto! Salutiamo. E ogni volta che a Lilian chiedevo una cosa, Lilian era di un'umiltà disarmante, perché quando non sapeva una cosa mi diceva sempre: Mauro, questa cosa non te la so dire, però adesso la approfondisco e poi ti dico. È vero. Questo è qualcosa che mi ha sempre fatto piacere, piuttosto che vedere chi si arrabbia negli specchi. Ti dico un'altra cosa, che faccio un nome che voi conoscete benissimo. Io a volte monto dei spettacoli, non sempre perché mi scoccia, però a chi mi fa piacere lo faccio. Faccio quasi tutti gli spettacoli di Gabby, maestro di ballo. Bravo, molto bravo. E Gabby, per me questo è un onore, da un ballerino, da un cubano che mi dice: tagliamo qua, oppure fa: Cino, fai te, perché tu sai meglio di me quello che stiamo facendo. Per me è un onore, voglio dire. Certo. Per me una volta, questo non mi dimenticherò mai, in macchina, paresse mentira dei pupi, sanno due versioni, una cantata dal Noro e una cantata da Vania. E io ho fatto un collage, fatto cantare loro due insieme sulla stessa canzone. Bello. In macchina con Noro mi ha detto: ma io quando ho cantato questa canzone con Vania, che io non ho mai cantato, ho detto: no, ma questa non è, questa l'ho fatta io. Fatto io. Con Pupi ho fatto la bomba su io, dove cantano Tirso, Maito Rivera e Mandy Cantero. Pupi mi ha detto: ma quando ho cantato questo insieme? L'ho fatto io, insomma, io mi diverto, capisci? Non è che poi mi metto a sforgiarli o me li rivendo, che no. È una cosa per me. Però già che Pupi mi dice che non si è accorto che erano tre prezzi mixati, vuol dire che hai fatto un lavoretto fatto bene, Marco, vuol dire questo. Beh, ma sai che c'è, Marco, che noi ho trovato una volta un esempio da una parte dove spiegava, dice: perché bisogna stimolare i ragazzi alla ricerca dell'eccellenza? Per il semplice fatto che chiunque di noi, se io voglio un idraulico che viene a casa o un imbianchino che viene a casa, non ne voglio uno qualunque, ne voglio uno bravo, ne voglio. E quindi purtroppo magari la pensassero tutti così, il problema è molto interessante, perché oggi come oggi non è così, capisci? Il concetto viene espresso anche sui lavori, tra virgolette, più semplici, apparentemente più umili. Ma in realtà ognuno di noi pretende l'eccellenza, e quindi è per questo che dovremmo fare in modo di stimolarla, perché poi ci sarà una domanda per te, Patrizia, che la mettiamo da parte, quella di Francesco Marini, cosa consiglia un DJ, la tiriamo fuori dopo. Infatti Claudio Vincenti dice: la grandezza di Marco il Cino è la consapevolezza, aspetta che te la mostro, eccolo qua, la consapevolezza di non sapere mai abbastanza, di sapere cosa si vale, ma sapere che c'è tanto ancora da sapere, alla fine di non sentirsi arrivato e basta. E beh, certo, chi si sente arrivato ha smesso di imparare, assolutamente. E a proposito di questo, eccolo qui. Eccolo. Ora sono io, quello lo pensa, ci ho passato dei pomeriggi, pomeriggi interi, perché io lo vendevo al negozio, no? Quindi quando io l'ho comprato da te. Nei momenti in cui non avevo niente da fare, leggevo quello, e leggevo anche quello di Enzo Conte,
tutti e due. Assolutamente. Perché li vendevo anche io. Questo libro, l'edizione, la prima edizione è del giugno, la prima edizione è del giugno del 2000, si intitola Corazon, il cuore della musica cubana, ed è stato scritto da Roberta Besito de Como. Anzi, qualche anno fa gli ho chiesto, perché qualcuno lo voleva, gli ho chiesto se avessero fatto delle ristampe, e mi aveva detto di no. Non so se al momento, non so se al momento lo hanno fatto, però chi lo dovesse trovare vi suggerisco di andarlo a leggere, perché è scritto da... Chi vuol sapere della musica cubana, questo è proprio... È bello. Perfetto. È bello. Cioè, a un certo punto, Marco, parla si sente... Non parla di ballo, parla di musica. A un certo punto, anche se parla di musica, a un certo punto si sentono proprio i profumi dei vicoli cubani mentre lo leggo. Vabbè, la Roberta è grande. Una grande cosa. E io ho una delle copie e me la tengo stretta nella mia... Sai che io non ce l'ho. Perché le vendivo. Perché lo vendevo. Lo vendevo. Sempre così, il calzolaio a giro che le scarpe rotte. Dopo parleremo anche della professione del DJ. Adesso andiamo a vedere che tu sei stato quattro volte a Cuba, hai conosciuto grandissimi musicisti, hai conosciuto Juan Formel, Pupi, Manolito, Changuito, gli altri l'hai nominati adesso. Paolito. Allora, la domanda è quanto, soprattutto, e cosa hai imparato da questi personaggi come uomo e come DJ nei tuoi viaggi cubani? Allora, come uomo e come DJ, nello stesso tempo, non me l'ha insegnato un musicista, bensì un ballerino. Ero al Callejón de Hamel, a una rumba. Ho conosciuto vari rumberi dell'epoca, di tanto tempo fa, e ho conosciuto uno che secondo me uno dei grandi, insieme a Spirina, a livello di ballo parlo, insieme a Spirina, e rumberi che ho visto io, e si chiamava Riccardo Santa Cruz. Riccardo Santa Cruz, io da italiano, la prima volta che andavo a Cuba, gli feci una domanda naturalmente da europeo, perché in quel momento io la pensavo come noi europei, e gli ho chiesto: maestro, qual è secondo lei il più grande ballerino del rumba? E lui mi ha dato una risposta che mi ha aperto molto, mi ha fatto capire che quello che pensavo io era tutto effimero. Mi ha detto: quello che si beve una bottiglia di rum e si butta in pista. E lì ho capito proprio che questo mondo, soprattutto inteso come musicalità e come ballo dai cubani, non la prendono tra virgolette troppo sul serio, nel senso divertiamoci, punto e basta, invece cosa che purtroppo ancora oggi qui in Europa non si fa. Questo è il problema fondamentale nostro, è proprio culturale, non è un problema. Veniamo da altre situazioni, veniamo da altre radici, e vedi, ecco, Federico lo dice, potrebbe pensare a una ristampa, e molti lo cercano, Glielo diremo allora a Roberta. Glielo diremo a Roberta. Sì, e quindi diremo. Niente, lui ti diceva che in pratica la bottiglia che significava? Che ti dovevi divertire, punto e basta, non c'erano tra virgolette tante cose mentali, capisci? Esatto. Come adesso vedi delle cose allucinanti in pista, quindi lì non stai a divertirti, stai a fare altre cose. No, noi ci dovremmo riapprovare del concetto del divertimento. Il concetto del divertimento è qualche cosa che adesso, secondo me, lo possiamo riscoprire. Adesso che in questo periodo ci hanno tolto tutto, dovendo rimanere chiusi in casa, e dove abbiamo ricominciato ad apprezzare veramente l'essenza, no? le cose fondamentali più semplici. Il divertimento per molti di noi è stato veramente non avere nulla, soltanto incontrarsi. Perché quando non c'hai nulla, la bellezza è soltanto quella di incontrarsi, secondo me, è mio modesto parere. E c'hai tutto. Sì, no. La ricchezza, dove la bellezza sta anche nel esprimere te stesso, sia musicalmente che nel ballo, però non voglio fare il demagogo, però non sovrabbaricare l'altro che ti sta vicino, questo è il problema fondamentale. Devi pensare a te stesso nel senso del tuo divertimento e non di quello dell'altro, insomma. Certo. Questa è la problematica che ci abbiamo di fondo. Anche vedi in giro, mo lascia perdere nel ballo, anche nei DJ,
questo fa questo, quest'altro, quell'altro, quello, quello sotto. No, pensa a te stesso, pensa a te. Diciamo tu che ti fa ballare la gente. Sarebbe meglio se criticassimo meno gli altri, appunto, e pensassimo. No, no, ma il problema è che non ci stanno tante parole da fare, bisogna fare i fatti, questo è il problema fondamentale. I fatti. Appunto. Io, guarda, ho sempre detto una cosa in questo lavoro che ho fatto, che ho fatto e che faccio, speriamo che mi fanno tornare a riparlo quando ricomincia, e io apprendo sempre da tutti, da quello più bravo di me e da quello meno bravo di me, perché quello meno bravo di me mi insegna sempre qualcosa o che devo fare o che non devo fare. Concordo. Quindi io ho sempre da imparare. Io, come ho visto anche voi due, prendere lezioni con il maestro Santiago Alfonso, cioè, come umili a... principianti, perché? Oh, perché no. Quello è una cima, cioè non è normale che vai là a prendere da quello, cioè quello ha fatto ballare tutta Cuba. Mi è rimasta impressa quella lezione, abbiamo l'emozione di incontrare Santiago Alfonso e fare un'ora. Vabbè, diciamo pure che Santiago Alfonso non lo conoscono tutti, ma è quello che ha fatto ballare tutta Cuba, cioè Santiago Alfonso ha fatto ballare Cuba. In quella lezione all'Arca lui ci fece fare una camminata, basta, se ti ricordi bene, su un danzon. Tutta la lezione è stata una camminata su un danzon, è stata una cosa meravigliosa, perché poi ti trovi di fronte. Me lo ricordo. Veramente a qualcuno che ha fatto. Se non sei quella di camminata, però è inutile che sai ballare al danzon, capisci qual è il discorso? Certo, se non sai camminare non puoi ballare. Ma allora, il fondamento che lui... Vado quello è il fondamento. Il fondamento che ti voleva insegnare è quello, che se tu non sai fare quello lì è inutile che poi fa i giri. Ma che giri? Non sai camminare. Esatto. Camminare, partire. Come dicevano quelli che sanno veramente, perché corri se non sai camminare? Marco, nell'intervista che abbiamo fatto al Ciama, mentre lui imparava a suonare la chitarra, il tres e così via, dice che il papà gli diceva: vuoi imparare ad essere veloce? Dice sì, allora impara lentamente. Certo. Impara lentamente, acquisisci, apprendi, fai diventare tuo tutto questo. Allora, quindi in queste interviste che stiamo facendo, in realtà ognuno di noi si mette molto a nudo, perché io lo vivo veramente come un salotto di casa, quindi mi fa molto piacere che vengano fuori queste particolarità umane, questi aspetti profondamente umani da in console. Quindi, per uno che mette la musica utilizzando prima i dischi, poi le cassette, poi i CD, poi fai l'audio, qual è il tuo rapporto con la musica dal vivo? Come vivi la musica dal vivo e come l'hai vissuta nelle tue esperienze? Beh, io penso che un DJ che non va ad ascoltare la musica dal vivo non è un DJ, mi dispiace dirlo, questo lo dico francamente, perché la musica dal vivo è quello è che tu riesci a capire quello che sta facendo il musicista, in base a quello che sta facendo il musicista tu sai dopo come lavorarci sopra, e se tu non fai questo, mi dispiace dirlo, ma non vai da nessuna parte. Stai portando la tua esperienza, quindi chi la mia, io parlo per me, è normale, poi ognuno fa come gli pare, cioè nel senso, quindi uno magari non può... Un consiglio che puoi dare a chi volesse intraprendere la carriera di DJ è soprattutto ascoltare musica dal vivo, secondo me, no? Sì, ma io guarda, io sono DJ, vado contro i miei interessi, no? Nel senso, certo, io sono a favore della musica dal vivo, dico sempre che per prima vanno ascoltati i musicisti, poi per esempio qua tanti DJ dicono io suono, io non suono, io metto la musica. Chi suona sono quelli sul palco, che è un'altra cosa, capisci quello discorso? Almeno come la penso io. Sì. Io suono quando mi faccio i pezzi, ecco come sto facendo adesso dei reggaeton, dei dembow, perché sono fatti i campionati, me li faccio a casa e me li costruisco. È una creazione. Suono. Quando metto Van Van, metto la musica, non suono, perché sta suonando Van Van. Un'altra cosa che io odio, scusatemi, ma questa la devo dire per forza, odio chi su YouTube, come i DJ, mettono un brano di Van Van con il nome loro, la foto loro. No, quello è un brano di Van Van. Certo. Forma di rispetto. Quello è un brano dei Van Van, o di chi sia. Certo. Non è tuo, non devi mettere il nome del DJ, perché tu non hai fatto niente, capisci? Beh, solo metto la musica,
certo, certo. Tu l'hai solo messo su YouTube, basta. Non ci devi mettere il logo tuo o la pubblicità o la parola sopra. Io queste sono cose che, devo essere sincero, mi danno fastidio, ma non perché... Vedo, però parlo sempre per me, vada bene, non parlo per gli altri, sono liberi di fare come gli pare. No, mi sembra solamente una piccola mancanza di rispetto per l'artista, punto. Ecco, certo. Questo è. E ai nostri ospiti che stanno venendo in trasmissione, chiediamo ogni volta quello che è il loro punto di vista rispetto alla propria esperienza. Poi gli ascoltatori, ognuno si farà un'idea. Questa è l'esperienza di Marco il Cino dopo oltre 25 anni in console. Io dico quello che non piace a me, cioè quello che non faccio io. Io non faccio questo. Poi se gli altri lo fanno va bene per loro, però a me non piace, punto. Certo. No, ma io infatti sono convinto che se noi ci riusciamo, se ci dovessimo riuscire, sarà bellissimo poter far convivere sia la musica della console sia la musica dal vivo, perché secondo me sarebbe un grande arricchimento per tutto quanto. Io non so se ricordate voi, oppure non so, se forse Patrizia se lo ricorda, abbiamo fatto al classico a volte le jam session con Naldo e io che mettevo la musica. Nel senso che iniziavano loro e io entravo tipo con un basso, con una cosa, e poi entrava la canzone e loro suonavano sopra la canzone. Però non era che suonavano accompagnando la canzone, loro introducevano loro la canzone. Sì. Però abbiamo fatto le prove a casa, perché io e Naldo abbiamo vissuto pure per un anno e mezzo, due insieme, quindi facevamo le prove a casa. Cioè, erano un po' come quello che fanno adesso quelli nuovi del reggaeton cubano con i musicisti che c'hanno. Certo. Ah, ecco, sì. Il reggaeton si portano i musicisti dietro e quindi fanno questo. Cioè, la musica crea continuamente spunti di creatività, di innovazione. Io credo che in questo momento ne abbiamo... Lì devi sapere pure un po' i tempi, non è che... Devi avere anche... Non ho capito. Devi sapere un po' i tempi musicali, perché sennò non lo fai. Fermo restando, Marco, la preparazione, la musica e soprattutto, in particolar modo, la musica cubana è... Un continuo tentativo di inserire qualche cosa di nuovo continuamente. Se voi pensate da dove sei iniziato, da dove Bravo. Siamo arrivati, voglio dire. Bravo, assolutamente. Le innovazioni vanno viste sempre con occhio un po' critico all'inizio, però quando i ragazzi hanno cominciato a mettere tutto quanto quei strumenti in mezzo, quel jazz in mezzo, è diventata timba, cioè parliamoci chiaro, e poi prima sono stati criticati, però poi dopo tutti gli altri li sono accotati, è diventata la timba, perché prima che c'era? Non c'era niente, c'era tutto, però c'era guaracia, c'era stone, c'era quello, c'era quell'altro, però chi ha portato a entrare dentro la timba portando del jazz? Indubbiamente, perché dall'altra parte del mondo a Porto Rico e a cosa continuavano a fare quello che faceva Macito, quello che faceva Tito Puente, quello che faceva, hanno continuato a fare, sono cubano in pratica tutto il tempo. Invece Cuba, come sempre, sperimenta e va avanti anche essendo criticata, perché magari da altre parti quel genere non piaceva, quello di Rachele non piaceva in giro per gli Stati Uniti, per questi posti qua. Però intanto loro stavano 40 anni avanti, capisci quel discorso? E ti ho raccontato di un fatto a casa di Manolito Simonè, è uguale, stessa cosa. Seduti a casa di un grande maestro, perché io lo reputo uno dei più grandi, veramente, Manolito, seduto a casa sua, ascoltavamo lo svanvan degli anni 80, 70, questi. Mi ha detto: Cino, ascolta la percussione dei van van di questo periodo, dice, è quella che noi stiamo facendo ancora adesso. Pensa dopo 30 anni, 50 anni, sempre la stessa. Cioè, capisci qual è il discorso? Magari in quel momento sono stati criticati perché ci mettevano l'Emog, però Formello in quel momento stava sperimentando, doveva trovare una via, e poi alla fine l'ha trovata. Ha trovato Gianchino, che si è inventato il songo. E da lì è nato tutto. Ancora adesso la fortuna del signor Michael Blanco è stato il songo di Cianghito di tanti anni fa, del tumbao dei pupi,
e loro stanno facendo quello che facevano i bambini 40 anni fa. Prima. Assolutamente. Per carità, lo stanno facendo benissimo, perché Michael Blanco per me è bravo, è un amico oltretutto. Sì. Però l'invenzione è stata lì, a monte, con bambini. Perché prima quel tumbao non c'era sulla musica ballabile cubana, non c'era quel tumbao, certo, del basso e del coro. Tu pensa, ne dico un'altra ancora di più, che One for Mel e Pupi escono dall'orchestra Revè, e il direttore, questo me l'ha detto il signor Cesar Pedroso, che saluto, che è un grande mio amico, grande. Il direttore musicale dell'orchestra Revè, perché Elio Revè era il direttore dell'orchestra, ma musicale, poi c'è, cioè, quello che dirige i tempi musicalmente, era Cesar Pedroso, non era One for Man. Però chi si inventa lo sbanvan? One for Man, perché la mente di One for Man non è la mente di Pupi, perché One for Man era un gran direttore d'orchestra. Cesar Pedroso è un gran musicista, ma non è un gran direttore d'orchestra. Anche se adesso sono 20 anni che c'è Pupi di questa canzone, però la differenza tra Pupi e One for Mel sta lì, secondo il mio parere, ripeto, sempre parlo... Noi ascoltiamo con piacere, assolutamente. Poi assolutamente. L'hai conosciuti direttamente, li hai conosciuti. Beh, questi personaggi, oltretutto, hanno una grande cosa, hanno un grande aspetto, l'aspetto è che loro comunque conoscono profondamente anche la base musicale, culturale, storica. Formel in tante interviste della vecchia rumba, pensa, proprio, no? Pensa, Pupi Pedroso era il figlio del Nene, che suonava con Abelardo Barroso e La Soluzione. Ecco, appunto. E Pupi andava a sostituire il papà quando non poteva, che non poteva andare, a 12 anni a suonare al piano con La Sensazione di Abelardo Barroso. E quando gli dicono l'io del Nene, che il Nene era il papà era il papà, e lui è già a 12 anni suonava, poi ha preso lezioni da vari pianisti, tra cui anche Ciucio Valdés, e poi è diventato Cesar Pedroso. Questo sempre parlando con lui, questo non ha detto lui, quindi non è che io invento, non c'era all'epoca. Quello che dici tu, la grandezza di questi personaggi è che sono andati a fare innovazione avendo delle basi fortissime su quella che era la musica, anche la musica tradizionale cubana. E in virtù di questo, poiché diceva Dario Fo in un'intervista, gli fanno una domanda sull'improvvisazione e Dario Fo risponde a questa domanda dicendo che può improvvisare soltanto chi ha una grandissima preparazione. Certo. Infatti tu ci hai raccontato in particolar modo un paio di episodi, uno, così ce li racconti e andiamo a vedere anche qualche chicca particolare, uno al Salsa World Festival, quando ci hai raccontato stava suonando la Spanish Harlem e invita Pupi a suonare sul palco. Che succede? Sì, niente, c'è stata la Spanish, erano due orchestre quella sera. Anzi, prima voglio fare un piccolo appendice, voglio fare anche un ringraziamento a Lazzaro Martin Diaz, che sicuramente è stato uno di quegli organizzatori che hanno sviluppato il mondo della musica latina qui a Roma per molti anni. Ci ha messo passione e soldi soprattutto, e ci ha fatto... Ecco, a un Salsa World Festival due orchestre grandiose come Pupi, il Son Son e la Spanish Harlem. Niente, sta suonando la Spanish Harlem, tra cui cantava il mio idolo Re della Paz, e niente, chiama Oscar Hernandez, direttore e pianista della Spanish Harlem, chiama Pupi sul palco, l'accompagno, perché Pupi non sapeva dove si entrava, l'accompagno e saliamo sul palco insieme a Oscar Hernandez. Marco, diciamolo che la Spanish Harlem non è che faceva proprio musica cubana. No, è musica di New York, piena. Cioè Porto Rico però riadattata allo stile di New York, perché loro in quel momento stavano riprendendo i classici portoricani e riadattati in stile New York. Grande big band, queste cose qui. Per me la Spanish Harlem è un'orchestra veramente allucinante. E niente, saliamo sul palco, accompagno Pupi vicino a Oscar Hernandez mentre che stanno suonando, non è che
tutto questo è avvenuto quando avevano smesso di suonare. Mentre suonavano, Oscar Hernandez si alza e lascia Pupi sul piano. Voi immaginate che l'orchestra sta suonando tutto a tempo. Oscar Hernandez stava suonando il suo piano a tempo. Pupi entra e gli suona il piano, il tumbao, tutto in controtempo, come fa lui. Lui suona tutto sul levare. E comincia a suonare sul levare. E Oscar Hernandez mi guardava e faceva. E io. E quegli altri dell'orchestra guardavano e si erano accorto che era cambiato il piano. Però quello suonava, ragazzi, quello è Bambam. Lui è riuscito a mettere il piano di Bambam sulla Spanish Harlem Orchestra. È una cosa. Vedete poco. Tutto in diretta senza provare. Tutto in diretta. No, quale prove? Chissà, non c'ha bisogno di prove. Parliamoci. Le prove c'ha bisogno chi non sa. Chissà, non ha bisogno di prove. Una sera pure con Mario. E un altro episodio che ci hai raccontato, erano qui a Roma con l'orchestra Guayacan. Sì, c'era Manolito Simonè e Riccardo Amarai, il cantante, e io stavo sempre con Reinaldo Hernandez. E andiamo a vedere Guayacan al Caffè Latino. Va bene, ah, sì, perché Manolito mi fa, lo conosco, Alexis Lozano è il direttore di Guayacan. Andiamo. A un certo punto invitano Manolito e Naldo. Naldo alle percussioni e Manolito al piano. Cioè, anche lui. Gli hanno cappottato l'orchestra Guayacan con due persone. A Roma si Manolito al piano cappottato. Cappottato veramente. Era un'altra orchestra, non era più Guayacan. Cioè, allucinante. Veramente. No. Vabbè, questa è un'esperienza che uno fa ed è bello farla, insomma. Perché ecco, sono queste le cose che ti danno qualcosa. Non le cose futili, diciamo così. Non le cose scontate. E poi come quando tu stai in console e vedi tante volte il ballerino, io sono convinto che tu di alcuni ballerini già sai come si muoveranno su quel pezzo un po' a memoria, no? Ecco. Sì. Invece è bello. Questo è un po' un problema che devo dire, penso che anche tutti i miei colleghi, parlo da parte dei miei colleghi. Di quelli che ti vengono a chiedere una rueda, e allora ognuno ha la sua rueda personale, cioè nel senso che se Mauro Rossi insegna su un brano, per loro quella è la rueda, perché su quel brano sanno perfettamente tutti gli stacchi e tutte, ma la rueda, lo dico qui ufficialmente, si può fare su tutti i brani del mondo, quindi assolutamente sì. diciamo questo coso di rueda, non andare dal DJ a chiedere una rueda, perché so che vedeva cambiano ciclicamente i brani, prima era la Ciarangava Nera, adesso io vengo di Cuba, cioè cambiano ciclicamente, però sono sempre quelli i brani della rueda. Assolutamente. E adesso allora entriamo al di dentro della tua professione proprio, perché poi c'è anche una domanda che ti fa Nadia, che adesso la andremo a mettere. Allora, tu prima hai parlato, ecco, adesso poi andremo a fare questa domanda, dopo che andremo a parlare di che cosa. Tu hai parlato di una tua esperienza lavorativa nella zona di Gabicce per 4 anni, ovvero tu a un certo punto ti sei spostato, ti hanno fatto una proposta e sei andato a lavorare per 4 anni in un contesto assolutamente diverso da quello romano. Com'è stata questa avventura? Anche lì che cosa hai imparato? Devo essere grato a Enzo Conte che mi ha proposto come DJ lì a Gabicce e niente, sono andato, io e il Samurai di Cuba, lui in un giorno, io in un altro, e a quel tempo ancora non si usavano i PC, si usava i lettori CD, quindi dovevi portarti i CD, io ho commesso l'errore, tra virgolette, ho commesso l'errore perché pensavo che il titolare mi avesse ascoltato qui a Roma. Andai solamente con i CD, quelli che suonavo qua a Roma, non mi ero portato tutto il repertorio, il bagaglio che avevo accumulato fino a quel momento, e niente, c'era un'inaugurazione, 3.000 persone sulla spiaggia, un locale bellissimo sulla spiaggia, 3.000 persone che non hanno ballato nulla, nulla. Come perché dice... poi grazie al fatto e alla scaltezza che uno deve avere dalle richieste che mi facevano, allora ho capito, no, che ho sbagliato proprio serata, ho sbagliato proprio borse
da portarmi, capito? Fine serata, il titolare mi prende, beh, non andate, e mi dice, no, beh, non è andata proprio benissimo, io subito ho ammesso, no, no, chiaro, perfettamente, hai perfettamente ragione, però purtroppo non potevo fare di più perché quelli erano i dischi, io pensavo che tu sapessi il genere che facevo io, invece lì era tutto un altro genere, perché lì la comunità domenicana è molto forte, quindi a quell'epoca qui a Roma se mettevamo una baciata ogni tanto, era grasso che cola, lì tre baciate di fila, il merengue, il reggaeton già a quel periodo, quindi era tutta un'altra cosa. Anche le salse stesse erano gli Oscar De Leon, il gruppo Nice, io mi ero portato pochissima roba di quella lì. Ho detto comunque, guarda, facciamo, no, ho fatto un contratto e ho detto, guarda, comunque una sfida mia personale, anche vengo gratis o vengo con un altro, o porta un altro DJ, io vengo gratis. Però ti dico che io ormai ho capito e sicuramente farò ballare la gente la prossima volta. Lui è stato coraggioso, ha detto, vabbè, proseguiamo per un'altra sera, poi vediamo, se non va bene devo cambiare. Ho detto, va bene, perfetto. Mi sono portato tutto le cose che avevo a casa, ho fatto una sintesi naturalmente, perché non è che mi potevo portare tutto quanto. Ho fatto una sintesi e niente, sono rimasto 4 anni, estate e inverno, facevo il canto pirata l'estate e il Savanas l'inverno. Eri riuscito poi a comprendere, però devo dire un'altra cosa. Poi un'altra cosa, però siamo partiti da questo e dopo hanno fatto i concerti di Van Van, Ciarangava Nera, Pupilo che son son, Manolito Simonet, perché io in 4 anni ho cominciato a inserire un brano alla volta, un brano alla volta, un brano alla volta, e alla fine ha funzionato anche la musica cubana. Ma lì la musica cubana non si toccava proprio, cioè non si poteva mettere nemmeno un brano a quell'epoca. Diciamo che li hai un po'... Lo vuol dire Cichito che lavorava con me. Li hai un po' educati, Marco, a un altro tipo di musica, diciamo così, no? Però devi essere cauto, perché non puoi violentarli, capisci qual è il discorso? Però gliel'hai fatta posso rispondere, posso rispondere alla domanda che mi ha fatto chi era? Nadia, credo. Nadia, esattamente. Sì. Quanto le tue selezioni musicali sono influenzate dal gusto e apprezzamento dei ballerini? Allora, intanto voglio dire che le serate comunque siano devi sempre stare a dare un occhio alla pista, per forza, non ci sono altre invenzioni, il DJ deve fare questo, far ballare la gente, puoi alternare o cercare di infilare in mezzo a cose che piacciono alla gente la tua proposta musicale e vedi se viene recepita o non viene recepita. Allora io quando metto, a me piace, voi lo sapete, mi piace soprattutto mettere sempre cose nuove, però sono esperimenti, cioè tu la metti la prima volta, se vedi che non attecchisce evita di continuare, poi la riproporrai in un altro momento magari o un'altra situazione, perché io ecco faccio più locali e non in tutti i locali devi mettere la stessa musica. Sì, ci stanno quelle basilari che sono sempre quelle, ma Abreu, io parlo di adesso, Abreu, Van Van, però il Zanussi, per esempio, faccio un esempio: lo Zanussi ha un suo pubblico, l'Arca Social Club il venerdì ha un suo pubblico, il sabato ha un altro pubblico, e vabbè, Caruso faccio reggaeton, quindi è proprio tutta un'altra cosa. Quindi devi stare sempre, tra virgolette, come si dice a Roma, in campana alla pista. La pista è quella che ti comanda. Se tu una sera c'hai la metà della pista baciatera, devi andare verso la baciata, non c'è nulla da fare, non puoi andare contro chi viene e chi paga, per quello che penso io. Sì, sì, infatti sì. Una delle domande che ti volevo fare era appunto quella sulla sensibilità, una sulla sensibilità della pista e appunto quanto il DJ poteva riuscire a guidare il gusto musicale, e ci hai risposto adesso. Quindi adesso c'è una domanda. Io quello che dico sempre è che se metto la musica a gusto mio non faccio ballare nessuno. Certo, perché tu il gusto della tua musica è il gusto di 25 anni di esperienza, ovviamente, quindi è un gusto diverso, soprattutto dai neofiti e diciamo anche dagli abitudinari, no? Diciamo questo. Quindi certo. La domanda che ti pongo è proprio quella la difficoltà, spogliarsi dei panni
di chi sa e calarsi nei panni di chi non sa. Questo è il problema. Assolutamente. Assolutamente. Quello del DJ, questo. Devi essere un po' psicologo, diciamo così, tra virgolette. Come no, come no. Devi sapere chi hai davanti. Come maestri di ballo, uguale. Sì. E me è la stessa cosa, sì. La stessa cosa. Sì, stai sempre a contatto col pubblico. Pubblico ha sempre ragione. Lo scorso anno stavamo ballando all'Arca e accompagnai la professoressa Graziella Ciao Carbonero e Marco ci dedicò un brano. Beh, io stavo ballando con una signora di 77 anni, Marco ne è testimone, per me era un adolescente che ballava, perché la modalità, mamma mia, la modalità della signora, della professoressa di ballare era della sua percezione della musica, di quando era giovane, lei, vero Marco? Perché quel brano poi oltretutto era di quando era giovane lei, cioè Sera che si accavote senza il Pedroso dello Svanvan, voglio dire. Infatti lei mi ha detto che bella musica che mette questo DJ. No, io devo dire, voi so che l'avete intervistato prima di me, devo dire che anche il signor Leonardo Moia quando viene, mi viene con Shazam e mi dice io questa non la trovo, ma non la puoi trovare questa. Perché ce l'ho e ancora devo uscire. Però io glielo dico tranquillamente, no, io a me, guardate, vi posso dire una cosa, la più grande soddisfazione che ho quando faccio il DJ, quando metto una cosa nuova, sconosciuta, che venga un Mauro Rossi o una Patrizia Fabiani a chiedermi che cosa è. Mi chiami sempre col cognome di Giorgia, io mi chiamo Fabiani, non Fagiani. Ah, è vero, vabbè, mi sbaglio con Giorgia. Fabiani, vabbè, Fabiani. Vabbè, ti perdono. Fabiani non è che sia lontano. Ma io infatti, quando Marco mette un brano che non conosco, io ogni volta vado lì e chiedo Marco chi è questo, mi piace, c'è uno scambio continuo, è una cosa bellissima che mi piace. Quindi c'è una domanda che fa, dimmi. C'è una domanda che fa Daniele Carogiuri, un grande amico, un maestro, e lui ti fa due domande, dice Daniele, saluto. Una, in che modo è cambiata la musicalità negli ultimi 15 anni? E secondo te in che modo è cambiato l'ambiente, la mentalità e l'approccio in una serata salsera? Allora, la musica in questi 15 anni no, non è cambiata moltissimo. Se vogliamo un cambio musicale dobbiamo andare ancora un po' più in là, circa 20 anni fa, prima del 2000, intorno per lì. Perché vi spiego, almeno no, voi c'eravate, forse lo spiego a lui che è un po' più infatti, giovane. Infatti, allora Marco, ecco, ti arricchisco ancora la domanda. Io infatti ti avevo preparato insieme a Patrizia una domanda che ti diceva cosa è cambiato secondo te prima degli anni 2000 e dal 2000 in poi. Allora, prima degli anni 2000 noi qua, soprattutto parlo di Roma, posso dire anche in tutta Italia, su per giù, eravamo molto più assetati, posso dire, usare questo termine, assetati di musica e di cultura. Quindi che succedeva? Che tu potevi mettere tranquillamente, ecco, come dicevo prima, una sonora consegna, un gran compo di Porto Rico, come un Van Van, un Isaac Delgado o quello che sia. Tu mettevi musica, la gente ascoltava e ballava soprattutto. E in più, in curiosità, ti veniva a chiedere che cosa era, che cosa non era, ed era una grande soddisfazione per te che mettevi musica e soprattutto una grande iniezione di tra virgolette cultura musicale da parte della persona che te lo veniva a chiedere, perché tu andavi direttamente alla fonte e a chiedere qualcosa. Adesso purtroppo siamo nel 2000, che siamo passati con internet, tutto questo da YouTube e cose là. Allora, voi vedete la schermata di YouTube e scegliete un video e vi dà questo video. A fianco vi dà la proposta fatta da YouTube e voi così non andrete mai a scegliere personalmente quello che vi piace a voi, bensì andrete sempre ad andare sulla proposta che vi dà YouTube. E attenzione, anzi, questa è una cosa che voglio dire, attenzione a farvi delle culture su YouTube, perché ci sono molti fake di molte persone che non sanno nulla di musica e scrivono. State attenti, chiedete, informatevi meglio, perché YouTube è, come dicono a Cuba, è una trampa, è una trappola. Una trappola, sì. Viceversa, ti dà molte informazioni, molto aiuto, per esempio sotto l'aspetto musicale adesso è molto più sviluppato rispetto a prima,
però attenzione a YouTube, sempre con i guanti, sempre con le pinzette, perché cioè, non bisogna prendere per oro colato quello che viene da YouTube. Perché Marco, c'è tutto il contrario di tutto in realtà a volte, no? È un po' questo. Beh, viceversa. E poi adesso c'è meno curiosità musicale, diciamo così. Diciamo, viceversa, adesso viceversa, però ci sono dirlo, passano tutti di tutto. Dico viceversa, proprio per rispondere a quello che stai dicendo te, di contro ci sono tantissimi documentari, tantissime lezioni fatte da grandi personaggi, sono tutte interviste a Formel, ci sono le lezioni di Cianghito, ci sono le interviste a Pupi, ci sono veramente delle interviste. Però, è proprio per quello che dico che tu sei tu che devi scegliere. YouTube è un grande mezzo, però il problema è che se ti fai scegliere da YouTube... lui va come gli pare a lui, invece sei tu col tuo cervello che devi farlo funzionare, capisci qual è il discorso? Allora ci dice Giorgia, soprattutto compratela la musica, ha ragione. Quello sì, sicuramente, se no gli artisti non vivono. Uccide la musica. Oggi ovviamente c'è anche la possibilità, veramente con un abbonamento a prezzo bassissimo, di poter avere tutta la musica che vuoi, quindi anche se non... Se non vuoi comprare il singolo pezzo, anche farsi un abbonamento a una delle piattaforme che offre musica, dà comunque una possibilità agli artisti di poter continuare a lavorare. Adesso è diventato molto più facile reperire musica, ragazzi. Cioè, una volta noi facevamo, mi ricordo con Ivan, Samurai, facevamo le corse per vedere chi c'aveva quel brano, chi non lo trovava, noi andavamo a cercarlo a Cuba, qua sotto, adesso non c'è più bisogno di quello, perché il pezzo nuovo, sì, ce l'ho io, ma dopo due giorni ce l'ha anche un altro, perché arriva, gira nella rete, quindi non c'è problema, capisci, non c'è più quel problema, adesso si tratta solo di gusto musicale, c'è chi mette una cosa e chi ne mette un'altra, chi la mette in un modo e chi la mette in un altro. Certo. Perché anche quello è importante, perché io dico sempre che possiamo avere gli stessi brani, ma io la metto in un modo e l'altro la metto in un altro modo. È fondamentale, perché a volte perdere determinate introduzioni di brani meravigliosi, a volte perdere il finale di determinati brani meravigliosi è veramente un peccato. Ma soprattutto, come ti dicevo prima, in base alla pista, devi essere tu capace di sapere quando lo devi mettere quel brano o quando non lo devi mettere, capisci qual è il discorso? Tutto lì. Io la penso così, però il mio modo di lavorare, ognuno ha il suo di modo di lavorare. A me, per esempio, alle 10:30, quando mi apro il locale, non te posso mettere un riempipista, perché è inutile, anche serve a buttarlo via, che poi dopo tu me lo vieni a richiedere perché lo vuoi ballare. Mi sembra inutile, magari, capisci? Insomma, sì. Però è una mia idea, ripeto, di lavoro. Quando abbiamo parlato della nostra adolescenza, Marco Trani, Faber Cucchetti e tanti altri, io mi ricordo le prime volte che andavo a ballare al Match Moore, in questi locali molto famosi. C'era Faber lì. Com'è? C'era Faber Cucchetti lì. C'era Faber, come no? La cosa che mi piaceva le sale, se tu ti ricordi, erano piene, e la musica andava continuamente, che faceva? Era un grafico, andava in crescendo, raggiungeva l'apice, riscendeva e poi risaliva, e poi riscendeva e poi risaliva. Cioè c'era quella grande sensibilità della pista che dava la possibilità non di scalmanarsi tutto insieme, ma di dare un... Voi venite le serate mie e penso che questa avrete riscontrato, quello è quello che deve fare un DJ, cioè rallentare e accelerare nei momenti quando va fatto, non quando non va fatto. Per esempio, non puoi mettere quattro pezzi attaccati a 120 battute al minuto, capisci? Te spompo, certo. Dopo te ne vai. È il maestro Leonardo Martinez Maia, che salutiamo e lo ringraziamo ancora. Saluto il grande Leo. Che ci fa queste due domande, appunto la tua opinione per la timba cubana, e l'altra si appoggia... Rispondo subito alla seconda, sono d'accordo, che sì. Appoggiare, secondo me, il son cubano come è giustissimo, vi spiego anche, ve l'ho detto anche prima, perché tutto il movimento salsero è appoggiato sulla clave de son, quindi se levi quella, crolla tutto.
Se quasi lei è stato umano, abbiamo chiuso. Perché quando dicono wow ancora New York, ma quale wow ancora New York? Quello è Mozzon Montuno, cioè. Di che stiamo parlando? Cioè io wow ancora l'ho conosciuto con la clave di wow ancora, per me quello è wow ancora, no? Wow ancora di New York, sì, è un termine che gli hanno affibbiato, ma quello è Mozzon Montuno. Ci può essere anche l'arrangiamento in clave di rumba, per carità, di wow ancora, però come non è wow ancora di New York. No, ha preso questo nome. Va bene, poi quell'altra qual era? L'altra ci chiedeva la parola timba, come hanno detto tutti, io penso che posso dirla anch'io, per me timba vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché quando si poi Leonardo penso ne sappia più di me, quando dice questo qua balla rumba, però questo sta suonando rumba però tiene timba, quell'altro sta suonando qualcosa però questo tiene timba, e questo è timba, cioè quando uno poi la timba, vabbè, ok, nasce dai raghere, cresce, si sviluppa quando che la banda, però timba quando uno suona per me è quando questa parola qua, quando uno mette il sapore e tiene timba perché sa suonare e gli dà un ritmo alla timba. Poi la timba, quella che penso io, è quella che la musica cubana ha avuto un grande sviluppo appunto dopo i raghere e ha lasciato un po' indietro la musica, diciamo, che veniva da Porto Rico o da New York, come ho detto prima, dalla Colombia, che la Colombia erano legati alla sonora matanzera, cioè Colombia hanno fatto tutto il repertorio della sonora matanzera. La sonora matanzera era Cuba, ci cioè cantava Celia Cruz, e tutto il repertorio della sonora matanzera è stata rifatto in Colombia. E la timba un po' è andata avanti sulle sonorità, soprattutto a questi generi, diciamo, già l'abbiamo parlato prima e quindi lo riaffermo adesso. Secondo me la timba sta avanti rispetto alla musica che si è ballata fino a questo momento a New York e a Porto Rico. Se voi vedete adesso, la timba continua a vivere e purtroppo salsa di New York e di Porto Rico ne esce pochissima. Certo, ci sta, ma pochissimo, perché a Cuba è sempre continuata la sperimentazione. Sì, sì, perché loro suonano, per esempio, la batteria nelle band portoricane, nelle band newyorkesi non c'è, capisci? Questa è una cosa che l'ha fatta i raghere, cioè, torniamo sempre lì. Gran maestro, anzi, a proposito, voglio dire una cosa, io ecco un'altra cosa che faccio e che ascolto, e se vi capita andate ad ascoltare, ci sono delle dirette di un grande percussionista, Calisto Oviedo, che spiega la musica cubana dalle origini fino adesso, e ascoltate quel signore perché quello di musica ne sa tanta, e dice dell'orchestra, l'orchestra Serella, l'orchestra, cioè cose che io non conosco, quindi poi mi vado a documentare. Io sono fatto così, a me piace ascoltare e documentare. Assolutamente. Marco, c'è una domanda della maestra mia coinsegnante Elisa Bernardini, che tu conosci bene. Lei dice, una curiosità. Marco, com'è un locale dalla consolle? Cosa ti ritorna dell'atmosfera di una serata? E come sarebbe la tua serata ideale? Allora, lasciami la domanda, mi dispiace, Fabio. No, almeno ecco. Così. Sì. Allora, come si vede dalla console, il locale, dalla console si vede, guarda, ti dico una cosa, dalla console vedi la gente che viene a ballare e quello che vuole, quindi nel senso, se tu ami più la baciata, se più ami un genere, e questo è il mio modo di vedere la gente che balla. Cosa di ritorno dell'atmosfera della serata? Dipende. Prima mi arrivava molto di più perché la sentivo di più. Adesso è un po' più, come ti posso dire, un po' più canalizzata. Oggi questo, domani questo, è sempre uguale.
E come mia sarebbe la mia serata ideale? No, vabbè, la mia serata ideale non esiste. Perché è difficile farla. Non tutti capirebbero, quindi è inutile. Cioè. Forse, guarda, guarda, ti voglio dire una cosa. La mia serata ideale è quando, che ne so, vado al Festival della Cultura Cubana, o quando sono stato al Festival della Salsa a Cuba. Queste sono le mie serate ideali, dove posso liberarmi di ogni pensiero della pista, insomma, nel senso, io purtroppo, essendo DJ, devo sempre controllare la pista. La pista non mi deve mai sfuggire di mano, tutto lì. Grazie Marco. Allora adesso ti faccio una serie di domande a raffica, prego. Mauro, scusa, ho scritto nei commenti, poi magari se qualcuno ha dei dubbi ve lo ridico. Siccome Marco parlava prima del musicista Calixto Oviedo, nel frattempo sì, ho cercato il suo contatto qui su Facebook e ho messo il link del suo profilo, così se qualcuno grazie, è sito può ascoltatelo andare. Perché parla di musica, oltretutto parla di, adesso non credo che, perché ormai l'ha fatto, all'inizio parlava soprattutto di musica, di gruppi, di generi, di questo tipo. Adesso sta spiegando, lui si mette al timbales e alla batteria e ti fa capire quali sono le differenze di suonare la batteria, suonare, cioè, Calixto Oviedo deve è negro la banda, ragazzi. Sono quelli che si sono inventati a Rino. Allora, nel frattempo, scherzando e ridendo, abbiamo fatto quasi 2 ore di diretta, Marco. Esatto, sì, quindi sì, veramente grazie a tutti quanti. Ecco, grazie Elisa, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci stanno ascoltando. Grazie, adesso, però, il telefono, quindi non posso vedere nessuno, però ringrazio tutti. Una serie di domande a raffica. Così poi andiamo al finale e mandiamo tutti quanti. Sono nato pronto io. Allora, la prima domanda che ti pongo è: che emozione ti dà vedere in pista una coppia di ballerini che interpreta il brano come lo senti tu, stando però fermo in console? No, l'emozione è grande. Tu hai fatto prima l'esempio di Graziella Ciao e te, che abbiate ballato che sera che si cavò. È come quando, che ne so, metto un brano e mi balla Sergio Larrinaga, cioè, queste sono soddisfazioni per me. Tanto, ecco, guarda, c'era Leo prima, quello che ti dicevo lo stesso, metti un brano e Leo ti viene a chiedere che brano è, queste sono soddisfazioni, capisci? Tutto lì, sono piccole soddisfazioni, però per me sono soddisfazioni. Allora andiamo a ribadire 3 concetti su delle cose che tu già hai detto, però te le faccio più secche le domande, così lo puoi specificare ancora meglio, anche per i giovani che vorranno cimentarsi in questa professione. Vai Mauro. Allora, eccolo qua. Per Marco e il Chino, quanto conta l'esperienza e la conoscenza musicale, proprio della musica, per un DJ? Ah, tutto qua, pensavamo più domande. No, gliele faccio una dietro l'altra, secche, per dare una risposta immediata. Allora, l'esperienza conta tantissimo, però purtroppo chi non ce l'ha non è che se la può inventare, non è che te la puoi comprare l'esperienza. L'esperienza te la fai sul campo, però puoi partire tranquillamente, però devi studiare la musica, perché se viene Leonardo, ti faccio Leonardo perché mo mi è capitato adesso che è arrivato lui, potrebbe essere qualunque altro. Viene Leonardo e ti chiede, mi metti un jambù e tu non sai che cos'è, ti mette in difficoltà, quindi devi studiare, devi sapere, soprattutto quando tu vai a scegliere un brano, devi sentire una clave, questa è una clave di jambù, questa è una clave di guavancò, questa è una clave di columbia, e allora se ti chiede una columbia devi andare sulla columbia, non su guavancò, perché non tutti sanno, DJ parlo, che una clave veloce non è columbia, ragazzi. Guavancò può essere tranquillamente una clave veloce. Non è che la velocità fa il guavancò, la differenza tra guavancò e columbia. Assolutamente. Esatto. Quello è il problema, devi studiare. Io parlo di rumba, però posso parlarti anche di sonno, di timba o di salsa, quello che sia, devi sapere, se non sai. Mi permetto di dire una cosa tecnica musicale, che una columbia può iniziare anche lentissima, ma non per quello non è una columbia. Sì, ma è chiaro che la velocità non c'entra assolutamente niente. Una volta
Allora ti dico una volta, io penso che voi ve lo ricordate benissimo. Se mettevi una salsa veloce era cubana, se mettevi una salsa lenta era dove, portoricana. Non è vero niente, anzi, ti dirò che è più veloce la salsa portoricana che la salsa cubana. È così o non è così? Ma come no? Vabbè, così come molti sono convinti che il sonno è soltanto lento, insomma, questa cosa l'abbiamo pure già scontata. Allora ti chiedo ancora, e qui andiamo proprio sull'aspetto più umano, no? Quanto e che cosa hai imparato dai tuoi errori, sia nella carriera da DJ che come persona? Quanto gli errori sono importanti per la tua crescita? Tantissimo, perché gli errori, come penso, non credo di essere un genio che capire che gli errori ti imparano a crescere, cioè per forza è così. Quando fai un errore non lo devi più commettere, cioè, non è che ne puoi fare altri. È un insegnamento, sì, è un insegnamento. Poi non puoi commettere gli errori. Guarda, ti dico una... ecco, parliamo di errori. Io per esempio, ecco, ero molto amico con Reinaldo. Quando veniva alle serate mie Reinaldo, io facevo un errore clamoroso. E te lo dico tranquillamente, quando vedevo apparire lui cominciavo a mettere timba, no, sbagliato, mi perdevo tutto, capisci? Invece ho cominciato a capire, no, tu aspetti, poi ti metto il brano per te, però intanto continua a far ballare la gente. Certo, ho imparato camminando, cioè nel senso andando avanti, perché purtroppo guarda, tutti i DJ fanno questo errore. Incontrano il loro amico che sta in sala e mettono la musica per l'amico suo, te lo dico, questo è un dato di fatto, l'ho constatato. Questo è un altro bel insegnamento. Allora, un altro insegnamento che andiamo a dare, allora, secondo la tua esperienza, ovviamente, quando ti vengono a fare una richiesta musicale durante la serata e quando ti chiedono un brano che ti piace e quando invece ti chiedono un brano che è assolutamente inadatto al momento della pista, come ti comporti nei due casi? Allora, ce n'è pure un altro, te lo dico, sono tre fasi. Allora, c'è quello che mi piace, che devo valutare, perché non è detto che piaccia a me, e tu me lo chiedi, io lo posso mettere al volo, perché se magari è un momento della serata che non è adatto in quel momento della serata, però sta sicuro che poi te lo metto perché a me piace e quindi sono sicuro che te lo metto. C'è quello che non mi piace, punto e basta, solo che non mi piace, te lo metto ugualmente, perché capisco che in quel momento devo far ballare la gente. Se vieni con una cosa proprio inadatta al 200%, ti dico o che non ce l'ho o che te lo metto più tardi e poi faccio finta di scordarmi. Ma proprio per essere educato, per non dirti guarda questo non ti dico... essere educato per non dirti guarda questo non c'entra proprio niente stasera, capisci? Qual è il terzo caso? Qual è? Te l'ho detto, uno primo te la metto dopo, la seconda quella che non piace a me te la metto per farti ballare, la terza è quella che non mi piace ma non c'entra niente con la serata, capisci? Qual è il discorso? Allora sono rimaste in tre casi, però cerco in questi tre casi è proprio l'ultimo che cerco proprio di evitare, però se non nel resto cerco di accontentare sempre il pubblico che mi chiede un brano. Ecco, ci dice Massimo che quando ti chiedono il brano che fa na 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 sì. Massimo proprio sì. Quello lo fanno sempre, però guarda, devo essere sincero, sono anche bravo a indovinare, non mi voglio elogiare da solo, però c'è sempre tutti quanti ad andare sotto la console del Cino e canticchiargli le canzoni e vediamo quante ne indovina. Ma lo sai, un giorno stavo al negozio, a quel tempo andava di moda una canzone e un giorno questo mi apre la porta, quella canzone che fa è il Montenegro, ho detto Montenegro. Vabbè, non la troviamo, se ne va, mi ritorna perché la luna bianca, ho detto ma che stai, alla fine lo sai che era Vivirlo Nuestro, cioè ma come fai a indovinare, mi dice te, no, così è impossibile. Così è guarda, al negozio è stata una palestra, io indovino i brani così perché una palestra al negozio è allucinante, perché venivano e mi cantavano le canzoni, capisci?
Quello che sta venendo fuori da tutte quante queste interviste è la grande importanza della gavetta e delle esperienze anche difficili. Veramente, veramente tanto. Ragazzi, allora, dimmi. Calcolate che quando ho detto che c'erano forse due o tre DJ italiani quando io sono uscito, quindi tutti gli altri erano latinoamericani. Sì. Io sono italiano, quindi in confronto a loro io dovevo sapere tre volte di più di musica di quanto sapevano loro, perché sennò loro ti mettevano in mezzo. Perché la cultura era la loro. Io venivo da Domenico Modugno, capisci? Volare. Loro venivano da... È la stessa cosa per i maestri di ballo. Gli italiani sono costretti a studiare tanto per sapere un pochino, Allora andiamo a fare le ultime due domande con le quali poi concludiamo questo bellissimo incontro con Marco. Io sarei anche di più, però. No, veramente. È stato veramente bello. Perché poi a un certo punto ci si dimentica anche di stare online e sembra di chiacchierare a casa tua. Sul divano, veramente, tra amici, è vero. Allora, tu stai sul divano, io sto sulla sedia, però. Allora, io ho scelto il divano. Comunque un salotto, dai. No, scherzo. Se c'è qualche altra domanda che volete fare a Marco prima che lo mandiamo a dormire, ma io adesso gli chiedo, le tue esperienze all'estero come DJ, sia in Europa sia a Cuba, cosa ti hanno lasciato dentro e quanto sono state formative? Guarda, formative... No, formative poco, perché ti spiego perché. Sono state interessanti, bellissime, ma formative poco, perché quello che si vive da altre parti non è che ti aiuta qua. Qua è un mondo particolare, è un mondo a parte. E da altre parti sì, è un altro mondo, almeno da quello che ho visto io. Tu devi essere te stesso sempre e comunque, cioè nel senso, tu devi andare là. Io per esempio quando sono stato invitato nel Salsa Congress in Norvegia nel 2003, ma che ne so io che ballano in Norvegia, capisci qual è il discorso? Io non ci sono mai stato in Norvegia. Guarda, paradossalmente ti devo dire, ero più avvantaggiato ad andare al Festival della Salsa a Cuba nel 2018, perché almeno sapevo di che stavamo parlando. Ma in Norvegia, ma che ne so, però là devi essere furbo te, cioè devi essere intelligente. Ti invita, organizza il congresso anche l'Ortiz, che ha ballato con Eddie Torres a New York. La scuola ce l'ha lui là, cioè ma che poi mette van van? Il taglio capisci qual è? Ma mi capisci? Vado a Cuba, io appena arrivato al Festival della Salsa a Cuba, il martedì, sono andato alla Casa della Musica di Miramar al mattinè per vedere, io conosco Mandy, il DJ, per vedere cosa metteva lui lì. Ho detto, fammi vedere, dammi a sentire, perché che ne so quello che si balla in questo momento a Cuba io. Vado lì e c'era tutta musica degli anni 90, cioè che si sentiva. E allora ho detto, ok, però prima sono andato ad ascoltare, prima di mettere la musica, capisci? È andato a studiare, sì. È giusto. Come ti organizzi con altri DJ quando mettete la musica nella stessa serata? Ok, come mi organizzo? Guarda, io sono, penso di essere, guarda, non è perché sono io, ma puoi chiedere pure a tutti i DJ che hanno lavorato con me, penso di essere proprio la persona più tranquilla del mondo. Per me, a me a volte mi dicono, quanto facciamo? Tot e tot orario? No, fai come ti pare. Quando mi vado a mettere la musica, metto la musica. Quando ti vado a mettere la musica a te, metti la musica tu. Non c'è problema. Molto elastico. Ma sì, ma perché magari dobbiamo stare a guardare 15 minuti, 20 minuti. Ma no, lavora, punto e basta. Senti, c'è Ilaria. Che ci dice, che influenza ha avuto l'arrivo dei social network nella tua professione? L'arrivo dei social network ha allargato i social network, Facebook, la mia professione mi pare che è poco, giusto un po' di pubblicità, ma io non so nemmeno uno che si fa tanta pubblicità, quindi sì, ti aiuta a pubblicare cose, però ecco, ti fa scoprire altre cose, per esempio se Mauro pubblica un ballo del conto folclorico, uno stile che io non conoscevo, ti aiuta a conoscere quello, però
Io dico questo sempre, Ilaria, sempre la base di tutto, c'è sempre lo studio, cioè se tu non sai, il social network non ti aiuta, anzi, ti fa solamente danni. Aumenta perché, la confusione. Sì, ti aumenta la confusione perché magari Marco Cino ti dice una cosa che è sbagliata, tu la prendi per vera, e non è così. Certo. Solamente lo studio, le persone che hanno vissuto o che hanno visto e creato quella situazione ti sanno spiegare e fartela capire. Io che non l'ho visto, chi ti parla di cose cubane che vive in Italia, come fa che sa vive in Italia? È impossibile. Puoi chiedere anche ai cubani stessi che vanno a Cuba, dopo 15 giorni il modo di parlare alla Havana stessa è cambiato. Eh sì. Ci sono sinonimi o cose che loro che stanno qui da 2 mesi o 3 mesi non sanno, perché lì è cambiato il gergo di parlare, capisci? Quindi come fai? Devi per forza documentarti da una persona che sta lì. Assolutamente. Poi andate su un social, social che ti dice? Ti dice le cose, però ti aiuta, però non ti educa. Ma sai, fermo restando Marco, che oltretutto, così come abbiamo fatto vedere prima con il libro di Roberta Besivo di Coco, c'è tantissima letteratura, soprattutto cubana, che tratta di musica. Ci sono dei libri che trattano di una sola orchestra, che ti raccontano tutta l'Aragon, tutti i Van Van, tutta l'orchestra Rivè, cioè c'è tantissimo da studiare, basta avere la curiosità di farlo. E poi quando, come ha avuto la fortuna Marco, come è successo a noi, incontro dialogare, è un grande scambio. Dici, per esempio, se anche nel ballo, penso che voi lo fate, chi va a guardare un attimino che cosa c'era prima di tutto questo, dal danzonede, soprattutto la guaira. Allora, ci sono questa cosa, questo è un son cha, non è un son cha, il son, il cha 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 viene da, nasce dalla guaira, la guaira è un son, e hanno lo stesso tipo di percussione, cha 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 e la guaira. Purtroppo a volte un son montuno che ha la base di guaira e può sembrare un cha cha cha, però non è un cha cha cha, è un son montuno. Parliamo del gergo musicale. Poi per quanto riguarda ballo, io questo non lo so perché non sono esperto di ballo, però per quanto riguarda musica è un son montuno, perché proviene dalla guaira. Assolutamente. Senti, una guaira al tempo del cha cha cha. Assolutamente, ma poi perché è la madre, quindi è impossibile che non ci abbia il tempo del cha cha cha. Ma poi a livello di ballo popolare, in realtà, insomma, te lo puoi ballare un po' come ti pare, ma sapere che cos'è è un grande aiuto. Certo. Oltre che ti illumina, certo. No, la curiosità, certo. Ti illumina proprio. È certo, allora, ma è chiaro che tu poi lo puoi ballare a cia cia cia. Io ho detto che non lo puoi ballare a cia cia cia. Però intanto certo. Sappi che è un son montuno, capisci? Assolutamente, ma infatti questo errore avviene spesso, ma non nell'errore dell'interpretazione, secondo me nell'errore di dire questo è così, punto. No, informati, come diceva Reinaldo, informati, certo, informati. E dopo ne parli. Io mi ricordo delle lezioni all'Ortus, pensa un po', con Patti proprio, ti ricordi Patti? Come no? Che facevamo delle lezioni all'Ortus di percussioni e io parlavo di musica, la storia della musica. Vero. Abbiamo fatto 2 lezioni, Mauro, 2 lezioni, poi non è più venuto nessuno. Già sapevano tutto, con 2 lezioni c'era quel tipo che si metteva lì, ti spiegava la percussione del sangui, già sapevano tutto, con 2 lezioni. È che quando impareremo a togliere, i numeri e a parlare di musica, tutto quanto diventerà molto più affascinante. C'è chi lo fa, ci sono tanti signori maestri che lo fanno, tanto di cappello veramente a loro, c'è veramente da imparare, soprattutto da incuriosirsi, perché tutto diventa molto più ricco. Prendiamo l'ultima domanda della nostra Ilaria Sapetti, poi ti faccio una domanda conclusiva e ci andiamo a salutare. Ilaria chiede 3 consigli per un ragazzo che vuole iniziare a fare il DJ. Allora, 3 consigli. Allora, intanto primo senza ombra di dubbio, e gli deve piacere la musica. Primo, quello è
senza di quello naturalmente non può essere un DJ. Seconda cosa, si fa spiegare o si mette lui, come ho fatto io da autodidatta, a capire i tempi musicali, soprattutto nei brani. Adesso parliamo di salsa, non parliamo di discoteca. Allora, la salsa ha sempre un intro del cantante nella parte melodica, e cioè, la salsa ha uno schema ben preciso, quello sono 4 8 16 32, 4 8 16 32, 4 8 16 32, e tu devi sapere quando entrare o su un coro o su un mambo o su questa è una teoria che devi sapere. Il terzo consiglio è imparare vicino a qualcuno che sa quando mettere un brano e quando metterne un altro, cioè stare vicino a uno che già la pista la maneggia abbastanza bene e ti fa capire come usare un brano, come usarne un altro nel momento opportuno. Poi basta, non credo, poi tanta passione naturalmente. Tanta passione, come in tutto. Grazie Marco. Fare un po' la gavetta insieme a uno più bravo di lui, insomma, ecco, sarebbe la cosa. No, più bravo no, basta uno che forse, ecco, come diceva prima quel ragazzo lì, che non mi ricordo il nome, con un po' più di esperienza, diciamo più così. Bravo in quel senso. Ti insegna a capire come funziona una pista, capisci qual è il discorso? Certo. Sì. Chiaro. Dicevano gli antichi, impara l'arte e mettila da parte, quindi esatto. Stai sempre vicino a qualcuno che ne sa più di te, poi puoi imparare da tutti, come diceva Marco, però quando hai la fortuna di stare vicino a qualche persona che ha tantissima esperienza, è veramente interessante, diventa. Poi io ho visto tantissimi DJ che hanno lavorato con me, l'ho visto io migliorare da proprio... tantissimo, certo. Non perché ero io, erano bravi loro. Certo, perché poi l'allievo dipende su che cosa anche si focalizza, perché magari... Guarda, a me chi mi dice, tante volte mi hanno tacciato che questo è allievo tuo, quest'altro è allievo tuo, no, io non ho allievi perché non ho insegnato niente a nessuno, forse non ho niente, ma nemmeno da insegnare a qualcuno, però è chiaro che lavorando a fianco con me e con un'altra persona apprendi quello che fa quella persona, e allora quello che è giusto lo fai tu e quello che non è giusto non lo fai tu. Io almeno l'ho fatto sempre così. Quindi. Grazie Marco. Allora, l'ultima domanda così poi ci congediamo. Vai Mauro. Allora, andiamo a concludere con una domanda che c'entra e non c'entra con tutto quello che abbiamo detto adesso. Secondo me c'entra molto, ma per Marco il Cino, com'è stato diventare papà per Marco il Cino? Marco che lavora di notte principalmente, e soprattutto diventare papà... Mi sento più. Ci sei? Aspetta che facciamo l'ultima domanda in attesa che Marco ritorna. Si è fermato al bar. Ecco, ci sente soltanto adesso, ma adesso torna come è stato. Intanto comunque veramente grazie a tutti. Ci sei Marco? È tornata l'immagine? Perfetto. Ci sono. Facciamo l'ultima domanda a Marco. Com'è stato diventare papà per Marco il Cino, che lavora principalmente di notte, e soprattutto quanto ti ha cambiato diventare papà? Beh, tanto. No, è stato bellissimo, figurati, immagina. Mi ha cambiato, sì, mi ha cambiato parecchio, mi ha fatto diventare anche più sereno, più tranquillo, anche se con tutte le difficoltà del caso, per carità di Dio. Certo. Però, no, più tranquillo. E forse, poi che ti dico, più me ne freghista, cioè nel senso, meno attaccato alle cose futili, diciamo così. Che girano nel nostro ambiente, cioè prima facevo caso a questo e a quell'altro, adesso faccio meno caso a queste cose, vado avanti per la mia strada, per la mia traiettoria, e vado avanti sereno, diciamo così. Questa è una bellissima conclusione. E quindi concreto, diciamo, dai. Molto concreto, e dopo una diretta di 2 minuti e 17 non possiamo...
2 ore e 17. Sono sembrati 2 minuti e 17, è vero, 2 ore, vedi che lapsus. Io non posso che ringraziare Marco, poi lascerò la parola a Patrizia. Io ringrazio voi. Non posso che ringraziare Marco, perché con Marco ci abbiamo sempre avuto tanti scambi di opinione, e sempre molto interessanti, sempre molto interessanti. In realtà sono passati gli anni, neanche ci siamo accorti. La chiacchierata dell'ultima volta poteva essere della scorsa settimana, come quella di 10 anni fa al Maremma o in altre situazioni. E è stato un percorso bellissimo sentire dal giovane Marco, da questo giovane ragazzo del 64 che passa dalle musicassette agli LP ai CD, per poi avvicinarsi, passare dalla disco music alla tante altre forme musicali, alla musica latina, dai primi approcci con il ballo, per capire che non era il ballo il canale suo, ma era quello della musica per far ballare le persone, alle sue tante interessantissime osservazioni sul suo mestiere, sulle sue esperienze, su quanto lui sia non soltanto DJ che sta sulla console, ma sia soprattutto una persona che vive questa professione come una grande passione. Quindi un grazie di cuore a Marco il Cino, un grazie di cuore grazie a tutti a voi. Grazie a voi di avermi ospitato questo vostro splendido programma. È un piacere, quindi lascio la parola a Patrizia e ci saluti tu per ultimo. Ok, allora io pure mi accodo ai ringraziamenti di Mauro, ringrazio anch'io Marco, ovviamente, come lo sai mi ha fatto tanto tanto piacere. E lo so, sei una mia fan, quindi lo so. A tempo, voglio dire. Lo ero allora e lo sono tuttora, Marco, lo sai, no? Grazie. È vero, assolutamente, ho molta Fabiani, stima. Patrizia Fabiani. Bravo. Ho molta stima di te sia come persona che come musicista disc jockey, diciamo la parola giusta. E diamo l'appuntamento alla prossima settimana, che sarà di venerdì, Mauro, se non mi sbaglio, che è il 15. Esattamente. E avremo nuovamente con noi un grandissimo musicista che è già stato nostro ospite, il maestro Sciama Milan. Quindi parleremo della timba, Marco. Invitiamo tutti gli amici che sono interessati all'argomento, ma che vogliono imparare, perché come avete sentito da Marco, non si finisce mai di imparare, quindi impariamo da chi ne sa più di noi, questo è importantissimo. Quindi saluto tutti, vi ringrazio, siete stati tantissimi. Non vi abbiamo potuto salutare uno per uno perché era un po' impossibile, però siete stati molto partecipi anche facendo le domande. Vi salutiamo, vi lascio, scusa Mauro, poi prego. Vi lascio sempre con il video iniziale, dove probabilmente non si è sentita la musica all'inizio, però la rimetto, quindi spero vi piaccia. E ci sono tutte foto che riguardano il percorso musicale lavorativo di Marco dall'inizio più o meno. Lungo. Fino ai giorni nostri. Vai Marco, a te la parola, così salutiamo tutti. Vai. Niente, vi ringrazio a voi ragazzi di avermi ospitato in questo vostro splendido programma e soprattutto agli ascoltatori, scaldate i motori perché adesso torniamo a ballare, adesso passa tutto e ce lo mettiamo tutto alle spalle, ritorneremo a struciarci, a ballare, a baciarci, a baciarci. Marco, se vuoi anche ricordare intanto i tuoi appuntamenti online in questo periodo. Online niente, l'online sono su Salson Radio tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 12 con De Todo un poco, che dove metto musica per tutti i generi musicali, soprattutto no, mettiamo solo musica cubana, però in vari generi, son, cia cia cia, bolero, ballada, timba. Chi più ne metta. Poi il venerdì sono sul Vierne Piccante con l'Arca Social Club e il sabato sono nel sabato mass completo, sempre in diretta, tutto questo in diretta con l'Arca Social Club. Facciamo una, come diciamo noi, una simulazione di serata, perché ancora non possiamo farla, quindi è una simulazione di serata. Benissimo, allora buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, grazie Marco. Grazie a voi, di cuore. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.
Bailando y vacilando. Cuba y Puerto Rico son locura, esencia pura, que trae sabrosura de la sandunga. Tambor, oye mi tambor, baila como yo va a ser el coro. Cuba y Puerto Rico son locura, esencia pura, que trae sabrosura de la sandunga. Tambor, oye mi tambor, vaya como yo va a ser.